Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Oggi con me abbiamo da questa parte Momo, la new entry nella redazione di Anime Click. E niente, siamo qui oggi riuniti per parlare di una splendida serie, la preferita, in particolar modo sottolineiamo. Già inizia a ridere, giustamente, ma pensate che io lei la conosco da un po' di anni e già sapevo appunto che questa era praticamente la sua serie preferita. Quindi dai, poniamo delle ottime basi per la continuazione. E niente, parleremo di Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, vabbè, serie che non ha bisogno assolutamente di presentazioni. Serie di Josshiro Togashi, ha avuto due adattamenti animati. E oggi ci soffermeremo in particolar modo sull'ultimo, ma ovviamente parleremo anche del primo. E diciamo che per forza bisogna farlo perché è stato anche il primo ad arrivare in Italia da noi. Andava in onda su Italia 1, sulla rete Mediaset, ha avuto un sacco di problemi. Diciamo che la maggior parte dei ricordi legati a questa serie purtroppo non sono i migliori perché è stata persino interrotta in un primo momento per un problema di censura. Non so se ti ricordi, Momo. Sì, in realtà poi alla fine è stato tutto cambiato nella serie del 2011, quindi. Esatto. Fra l'altro è arrivato anche in una versione migliore, quindi. Sì. Ecco, sinceramente, tu che comunque hai visto prima la prima serie e poi dopo anche quella del 2011, quale adattamento preferisci? Vabbè, quella del 2011 è molto più legata al manga, nel senso che segue completamente il manga in tutto e per tutto. Però in un certo senso alcune scene mi piacciono di più quelle del 98, quelle della serie originale, cioè la prima serie alla fine, soprattutto la scena in cui Killua combatte, e quella secondo me è molto particolare, in cui gli strappa il cuore, eccetera. Penso che sia così cruenta anche nel manga, ecco. Cioè nel senso il fatto è che l'hanno trasposta bene, poi nel 2011 invece sembra molto meno cruenta, ecco. Sai, forse penso sia dovuto al fatto che nella prima serie anime, io premetto che ancora devo vederla per intero. Io purtroppo quel poco che ho visto della prima serie, quello che vedevo su Italia 1, praticamente prima di Naruto, o prima di tanti altri cartoni che poi facevano comunque sul canale. Però a parte quello, diciamo che alla fine le atmosfere mi sembravano molto più dark, molto più intriganti forse anche da una parte, almeno dal mio punto di vista. Persona che ignara di tutto ciò che aveva da offrire la serie ha recuperato solo per pigrizia su Prime nel 2021-2022 la serie. Perché poi sarò sincero, l'ho sempre sottovalutata e infatti anche per questo motivo ho deciso di vederla perché, come dire, arriva finalmente doppiata in italiano. Va molto più avanti rispetto al primo adattamento, è più fedele, come hai detto tu. E diciamo che ne avevo sempre sentito parlare bene, ma del resto Togashi comunque è un autore che ci aveva già abituato bene, secondo me, con Yu Yu Hakusho. Tu l'hai visto? Sì, ho anche il manga. Ah, pure di quello, quindi proprio mega No, ho fan dell'autore. cercato di fare entrambi, ecco, nel senso mi piacevano entrambi, quindi. E tra le due, vabbè, ovviamente preferisci Hunter x Hunter, La immagino, cosa giusto? più collegata ad Hunter x Hunter, nel senso non è una questione, è il mio manga anime preferito, è più una questione di sentimento legato al fatto che da tanto che me lo porto dietro, non penso che ci sia un anime manga preferito, soprattutto quando ne leggi e ne vedi tanti, ecco. Sì, effettivamente c'hai ragione anche tu. No, io più che altro, allora, sicuramente. Avendo visto prima Yu Yu Hakusho, ho potuto notare magari la differenza più che altro nello stile sia della narrazione che poi anche della caratterizzazione dei personaggi, perché non nascondiamolo, alla fine i personaggi principali messi a confronto sono completamente diversi. Se prendiamo Yuzuku Rameshi, Kuwabara, Hiei, Kurame, tutti gli altri, poi comunque di Yu Yu Hakusho, li confrontiamo con quelli di Hunter x Hunter. Secondo me sono un po' invecchiati male, nel senso, con tutto il rispetto, perché sono splendidi tutti quanti, almeno a livello di caratterizzazione, di character design e poi anche
proprio a livello di impressione che mi hanno fatto sin da subito. Quelli di Hunter x Hunter li ho trovati molto più carismatici, secondo sì, me. Sì, secondo me anche. Mm. No, su quello non ti posso dare torto. Però invece, nel senso, sono ritornata sul discorso di prima, cioè che secondo me Hunter x Hunter è conosciuto, ma non troppo, nel senso che allo stesso tempo è un manga conosciuto da pochi e sottovalutato da tanti. Per questo forse ci sono legata talmente tanto, perché dico ogni volta guardate, leggete Hunter x Hunter, cioè sicuramente perché non l'hanno mai letto o comunque mai visto. Ne approfitto per farti una domanda, io sicuramente ho una mia risposta che ti darò dopo, ma secondo te come mai viene sottovalutato così tanto rispetto a tanti altri battle shonen come possono essere un Naruto, Bleach, Dragon Ball o One Piece? Perché poi comunque parliamo di una serie che è andata sulla stessa rivista, con un nome importante dietro, cioè secondo te è tutta colpa magari dell'autore che è molto irregolare? In Giappone è super apprezzata, cioè io mi ricordo quando è uscito l'ultimo volume, che io ero in Giappone effettivamente, ed era stato uno tra i primi manga consigliati tra la top 20 solita giapponese, o comunque ci è rimasto per davvero tanto. Il problema secondo me qui in Italia soprattutto, cioè nel senso neanche a dirti in America, perché in America sta sempre tra le top comunque. Secondo me è qua in Italia che forse non ha preso piede perché non c'è stato un adeguato adattamento, perché non è mai stato trasmesso, e secondo me, tipo a livello di Naruto o comunque a livello di Dragon Ball. E poi, allo stesso tempo, secondo me, è sempre stato lasciato un po' lì, anche per la sua non costanza, sotto questo punto di vista. Guarda... Cioè, trovarti a 36 volumi e non sai quello che devi farci, poi dopo lo capisco. Guarda, io dal mio punto di vista confermo in parte quanto hai detto tu, perché poi comunque sicuramente ai tempi non mi ha mai ispirato quanto mi ispirava magari un Naruto, come mi ha più o meno ispirato, perché alla fine comunque diciamolo, io One Piece e Dragon Ball ho provato a vederli, ma non li ho mai continuati. E Hunter x Hunter l'ho recuperato adesso, perché diciamo che sono nel periodo in cui mi piace recuperare quello che mi sono perso tanti anni fa, sai, magari un po' di effetto nostalgia, un po' anche per il fatto comunque che, come dire, a livello di presentazione, come hai detto tu, su Italia 1 aveva una sigla italiana che secondo me è bellissima. Non so te, ma mi piace tantissimo. Sì, perché veramente è bella. Poi altre. Esatto. Sai cosa mi piace tanto? Comunque come stile, cioè se ci vai a pensare, secondo me, poi non lo so. Io amo tantissimo il fatto che la sigla sia tutta molto, ah, che bello, ci alziamo prima mattina, siamo tutti allegri. Poi nell'anime c'hai tutte queste atmosfere horror. È la prima cosa che ho pensato, vabbè, in generale quando tu guardi i primi episodi dell'anime dici, ah, beh, bello, parla di un bambino e queste cose. E, nel senso, non ti aspetti minimamente quello che poi alla fine c'è dietro, è anche la crescita del personaggio. Ed è per questo che mi colpisce come anime. Però sinceramente sei un po' infame, nel senso te l'ho proposto 3 miliardi di volte, l'ho detto non so quante volte, guarda di Hunter x Hunter, guarda... no, hai ragione, sono un clown. Ma allora il punto è questo, allora intanto saluto tutti quanti dalla chat, Xander, Gnardi e Scott, in che senso come faccio a parlare senza muovere la bocca? Cioè, sì, mi sono bloccato? Perché, mi sono laggato? Sì, mi sa che stai laggando. Io pensavo fosse un problema mio, però mi sa che a questo punto sei tu. No, allora, penso sia colpa del cavo, perché... No, ma perché, vi spiego velocemente, sembra veramente che questa live non sapeva da fare stasera. Dovevamo esserci io, Momo, Reiren e Luigio. Intanto grazie mille all'angolo di Lise che ci starei dando, grazie mille, cuore, oppure... Allora, questa la faccio per no, dai, non lo evito. Di citare altri canali, però vabbè, comunque grazie mille. E niente, no, allora dovevamo essere in 4, anzi in 5, e siamo diventati 2. Purtroppo queste cose capitano, ci sta, voglio dire, se no anche venerdì sera è normale. Poi sicuramente ci saranno altre occasioni per far live con loro. In più,
non ero riuscita a mangiare, ho fatto tardi dal lavoro perché oggi lavoravo, ero di turno e sono tornato correndo col treno, veramente penso mi sia andata anche bene perché sono riuscito tutto sommato a far più o meno tutto quanto. Poi mia madre che mi passava sotto banco panino, carne, pollo, infatti non so se in pre-live mi hai visto prima. No. Ah, ma c'ero io, ma che stavo dicendo a mia madre di andarsene perché era con una teglia con un panino e le patatine dall'altra parte. In più mi sono dovuto spostare, ho cambiato location perché c'è mia sorella che sta facendo avanti e indietro e chiudendo la porta ogni tanto schiacciano il cavo. Ma vabbè, questa è una live su Hunter x Hunter, quindi parliamo di Hunter x Hunter. E per rispondere a Scott parleremo di entrambi. Fra l'altro, visto che parlavamo della serie vecchia, io vorrei flexare questo. L'ho fatto vedere prima a Paola, ho fatto una fatica per trovarlo perché ha avuto purtroppo una pubblicazione travagliata, ma parleremo anche di questo. Parliamo appunto di come è arrivato l'anime in Italia, dei problemi che ha avuto e poi di come siamo arrivati ad avere la serie del 2011. Fra l'altro, io non so te, perché poi comunque tu l'avendo visto in giapponese magari sei legata tanto anche alle voci originali, però l'annata del 2021 e del 2022, cioè questi ultimi due anni, secondo me sono stati molto fortunati a livello di animazione, perché veramente sta arrivando di tutto e di più. Infatti volevo farvi vedere una fantastica notizia che ho recuperato, perché è veramente una delle mie preferite degli ultimi tempi, ed è quella relativa al palinsesto in streaming di febbraio e marzo, perché avevamo l'arrivo di Haikyuu doppiato, l'arrivo delle nuove stagioni di Bleach, l'arrivo di Naruto e l'arrivo di Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, fra l'altro, serie che forse non è stato ripetuto tanto in giro, però comunque ha fatto ottimi risultati. Soprattutto la terza e ultima parte, che praticamente è stata in top 10 per due settimane, penso, su Prime Italia, arrivando a volte addirittura terzo. Io le foto purtroppo le ho cercate e non sono riuscito a trovarle, però è arrivata addirittura terza la terza parte, giusto per farvi capire quanto è stata apprezzata anche da noi. Beh, è importante comunque la terza parte, secondo me. Cioè, vabbè, nel senso, a me piacciono tutte, ovviamente ci sta quella che penso che sia migliore rispetto all'altra, però secondo me la terza parte è quella principale. Parleremo sicuramente anche di questo, perché poi comunque alla fine ci sono archi narrativi che anch'io penso siano usciti meglio, altri sfortunatamente un po' peggio. Però mi sembrava giusto dedicarci una live, perché veramente le cose da dire sono tantissime. Salutiamo Nico e Luigi. Buonasera, buonasera. E niente, ecco, direi, facciamo un passo indietro. Hunter x Hunter su Italia 1. La serie arriva, alcuni già la conoscevano. Io sono andato a recuperare un po' di tempo fa anche le prime notizie su Anime Click. Era molto attesa. Purtroppo non ha avuto, come dire, il successo che ci si aspettava, perché, come dire, non tutti la seguivano quanto i titoli più grossi come Naruto e One Piece, e a un certo punto è addirittura scomparso dai palinsesti per la famosa scena del cuore strappato, che Kill lo ha strappato praticamente durante l'esame per diventare Hunter. Mm-hmm. Scena criticata ovviamente da tutte le associazioni contro, come dire, la cattiva televisione, oh, non è educativo, non sia mai che facciamo vedere una scena pure censurata, perché è arrivata pure censurata in Italia, in TV. Nei DVD invece avevamo doppia traccia, infatti volevo sottolineare questo, in tutti i DVD manca purtroppo la sigla italiana, che come dicevo prima è bellissima, però abbiamo una doppia traccia, abbiamo quello originale giapponese, quella andata in onda in TV, quindi l'audio censurato, e poi l'audio integrale, quindi abbiamo praticamente tutto quanto. Infatti a me questa edizione piaceva veramente tanto, perché poi ogni DVD ha un personaggio in copertina, e dentro, vabbè, avevamo DVD più mini poster. Quindi mi sarebbe piaciuto veramente, veramente tanto averla per intero questa edizione. L'ho recuperata solo di recente perché
ha iniziato a piacere anche a me Hunter x Hunter. Non sono uno che compra tanti manga, quindi anche per questo motivo, preferendo l'animazione, ho voluto recuperare questo. Tu, Momo, di Hunter x Hunter cos'hai nella tua fantastica collezione di dietro? Io dico di non li colleziono, grazie a Dio, almeno è una cosa che ho lasciato da una parte. E no, ho tutto quanto Hunter x Hunter dall'1 fino al 36, però il 36, cioè l'ultima parte non l'ho letta, semplicemente perché sennò poi non me la ricordo, e vabbè. Vabbè, sono ci sta. Però in Giappone mi sono ritrovata a prendere il 36 di Hunter x Hunter in giapponese, che sta lì ovviamente, mi guarda e mi dice, intanto non mi sai leggere, quindi... Va bene così. Vabbè, dai, ci sta. Se un giorno riuscirai ad imparare almeno hiragana e katakana, secondo me nei manga in teoria c'è il furigana. Quindi sono... semplicemente non lo so leggere in generale. Ok. Vabbè, però intanto diciamo che è un piccolo tesoretto. Ci sta. No, vabbè, più un legame sentimentale alla fine. Figo. Ne hai? O poster? Poster ce n'avevo figuro, uno poster. Ce n'avevo uno gigantesco di Killua, tipo era, non so quanto era grosso, però mi piaceva troppo, quindi lo volevo prendere assolutamente. Poi ce n'avevo un altro un po' più piccolino, tipo una 4, qualcosa del genere. Vabbè, però adesso sembra una camera, non più di una tipo super appassionata di queste cose, quindi sembra un po' tipo professionale, tipo le cose messe nei quadri. È presente, cioè arrivi a una certa età in cui metti le cose nei quadri per diventare leggermente più maturo. Sì, sì, assolutamente, tipo studio dentistico, studio medico, che devi mettere i quadri con... Vabbè, però... Ci sta tipo la puta nel... eccetera, dall'altra parte ci sta Ciro, per farti capire... Guarda, io ho un po' tutto incasinato, infatti a parte la famosa libreria che vedete di là, vabbè, c'è un po' di casino, quindi non inquadreremo, e c'ho anche questa parte di qua, quindi ho un po' di Lego, Blu-ray, Naruto Color, e chi più ne ha più ne metta, ho veramente finito lo spazio, però Hunter x Hunter comunque ci tenevo ad averlo incompleto. Ma tanto, appunto, voglio dire, a me importa poco, ci tenevo ad avere questa edizione, perché credo mi piace tanto. Fra l'altro, cosa? Sia incompleto sia da parte dei DVD sia da parte dei manga, cioè incompleto. Esatto, quindi comunque, come dire, alla fine non me ne faccio nemmeno una colpa. Più che altro una cosa per cui assolutamente io ho fatto il possibile per recuperare questa edizione è questa illustrazione. Perché io in realtà i 10 DVD usciti li avevo recuperati, ma senza box. E il box con questa illustrazione non si trovava da nessuna parte. Quindi sono riuscito a vendere la vecchia edizione a un prezzo maggiore, fra l'altro, di quello poi richiesto per acquistare questa, e quindi ho venduto questa edizione per ricomprare la stessa edizione, ma con box. Queste sono le classiche fisse da collezionista di Blu-ray. Ma vabbè. Si fa finta di niente. No, è che ti vorrei dire che in realtà non vedo, però nel senso, cioè perché in realtà continuo a vedere lo schermo bianco, nel senso, non so come, cioè se sono io il problema oppure se sei tu. Ragazzi, Demi è il video frizzato. Ti giuro, tu mi dici, è bella questa illustrazione, io continuo a guardare. Quindi è colpa mia, oddio, Provo un attimo a spegnere e richiudere, perché poi qua vedo che non mi segna il cavo per la connessione. Sì, ragazzi, sì, va meglio? L'immagine della tenda. Adesso funziona? No. Ok, ti vedo. Anche se ti rimani sempre bloccato. Ci sono? Sì, ci sei. Ok, va bene, per fortuna, grazie. E mi puoi fare l'illustrazione? Questa splendida illustrazione bianca finalmente ha un'immagine, e nel secondo covanetto ce ne sarebbe stata un'altra con Kurapika e Leorio, anche quella molto bella. Covanetto rosso e... Figo. Io ci tengo a far vedere ogni tanto queste perle del passato, perché sembra un po' di fare una sorta di viaggio nel tempo.
con queste cose, almeno io la vivo molto così. Poi immagino anche che valga anche per tutti voi, se provate a prendere un manga di 20 anni fa, lo aprite, leggete le pubblicità oppure la posta del mese, non so se in Hunter x Hunter c'era ancora la posta di Planet Manga. Non mi ricordo, mi sembra di no in realtà, no. Però non voglio dirti cavolate. Perché a me è capitato tante volte, parlando del manga adesso, magari in altri volumi vedevo gente che chiedeva ma quando esce il nuovo volume di Hunter x Hunter? E la Panini che doveva spiegare, la serie è ferma in Giappone, quando uscirà il prossimo volume lo faremo uscire anche qua. E direi a tal proposito, parlando di interruzioni, forse è stata questa la sfiga maggiore per questa serie, perché... mettendo da parte quanto successo in Italia, allora devo essere sincero, Nico, non sono sicuro di questa cosa, penso di sì, però metto le mani avanti, bisognerebbe controllare le notizie del tempo, perché poi comunque sono passati veramente tanti anni. La serie comunque poi è stata ripresa, è arrivata fino alla fine, e con fino alla fine non parlo solamente dei primi 60 episodi, ma anche poi dell'arco narrativo di Greed Island, che nella serie vecchia è arrivato sotto forma di OAV, OAD, non ricordo, però con un nuovo doppiaggio. Quindi sono cambiate le voci perché Shin Vision non ce l'ha più e quindi l'ha dovuto far Mediaset. A prescindere da questo, però, comunque, la serie vecchia si è fermata lì, probabilmente perché il manga non era ancora... cioè, l'arco narrativo delle formichimere nel manga non era ancora concluso, e poi è arrivata in suo soccorso la serie del 2011, che è sicuramente quella che poi viene consigliata la maggior parte delle volte online, perché va più avanti, perché ha animazioni più recenti, e c'è da dire anche questo, il comparto tecnico, secondo me, della serie più recente, quella del 2011, è molto, molto valido. Cosa ne pensi, ecco, tu comunque che hai visto entrambe le serie, se dovessi dare un giudizio il più oggettivo possibile, preferisci magari lo stile della prima serie che si allontana un po' più dal character design magari originale di Togashi, pur mantenendo le atmosfere horror, quello della vecchia serie magari un po' più lontano, quello della nuova invece pensi sia migliore? Preferivo un sacco quella prima, la precedente, semplicemente perché la trovo molto più fedele al manga, o almeno fin da dove è stata. E mi piacevano anche i doppiatori italiani fino a quando non li hanno cambiati, e a cui comunque ero molto legata, cioè nel senso, secondo me c'erano molto, c'erano azzeccato con le voci, c'erano azzeccato con le battute, e anche le battute che facevano erano carine, e cioè come adattamento, secondo me. Sì. E soprattutto, che ne so, la scena in cui stanno Yorshin e ci sta Killua che va a trovare uno degli sfidanti, mi piaceva molto la minaccia come l'avevano sviluppata rispetto poi al resto. Però ovviamente, se devo consigliarti quale vedere, io ti direi sicuramente vedi la serie del 2011, ma perché è fedele, cioè nel senso, alla fine non mi fa impazzire il disegno, perché è un po' troppo, secondo me, uno stile un po' troppo kawaii in un certo senso, secondo me, perché è meno allungato, un po' più rotondeggiante, però è fatta benissimo, non posso dirti di no, secondo me. Poi guarda, secondo me fino alla saga, all'inizio della saga delle formichimere, effettivamente le atmosfere dark un po' vanno perse. Io ricordo per esempio tutti gli esami, tutte le sfide che avevano questo cielo luminoso, pieno di vita, quasi, andando anche appunto un po' in contrapposizione. Soprattutto poi, quando devono correre in mezzo alla foresta, sembra tutto bello, tutto così. In realtà, diciamo che nel manga sembra un po' più tutto scuro. Se ci pensi, forse era, sai, un omaggio nei confronti della prima sigla, che come dicevamo era tutta allegra, e poi l'anime era, no, era una cavolata. Però, no, però mi trovi d'accordo. Parlando di adattamento, invece, io volevo far vedere molto velocemente i doppiatori della prima serie, perché poi ovviamente, come ha detto Momo, sono cambiati, giustamente sono passati anche tanti anni, quindi
ci sta da una parte che, come dire, magari le voci non siano state più ritenute adatte, o magari alcune persone non erano più nemmeno disponibili a prescindere. Sì, e, ora vabbè, qua c'è Kite che non dovrebbe comparire, però avevamo De Filippis su Gon, avevamo Graziano su Killua. A me ha sempre fatto strano sentire la voce di Naruto su Killua. Ci stava, perché ci stava, però lo riconducevo ogni volta a Naruto e questa cosa mi faceva troppo ridere. E la differenza secondo me maggiore però è per Kurapika, perché Kurapika qui è doppiato da Davide Perino, mentre nella serie del 2011 abbiamo una donna a doppiarlo, che secondo me svolge comunque un ottimo lavoro, assolutamente. Il giapponese è sempre doppiato da una donna, mi sembra. Esatto. Il fatto che poi alla fine Kurapika sembra quasi una figura quasi effeminata, o comunque sì, è quella la cosa, secondo me. Non è male. No, ma infatti secondo me è molto adatta la voce di Roberta De Roberto. E anche gli altri comunque saranno adatti. Non ce n'è uno, sinceramente, che mi abbia fatto dire... non so, non ce lo vedo particolarmente bene. Quindi comunque sono soddisfatto dell'adattamento. Ora, sicuramente io prima o poi recupererò anche la prima serie anime. Cioè, non lo faccio subito adesso perché sto guardando un po' di cose. Ho finito Inuyasha ieri e vorrei continuare Naruto e Bleach. Naruto, entrambi che li sto rivedendo. Però sicuramente voglio vederla fino in fondo anche per riuscire ad apprezzare le differenze che ci sono in entrambe. Premesso che comunque la parte migliore, secondo me, di tutta Hunter x Hunter è quella adattata nella prima serie. Cioè, per me, io non mi ricordo se te l'ho mai detto, non penso di averlo mai nascosto nemmeno sui social, per me Hunter x Hunter poteva finire dopo Greed Island. Perché, allora, sicuramente ce l'hanno ancora tante cose da raccontare, questo... su questo proprio non ci piove, non però d'accordo su no, no, ma infatti allora adesso ti lascio parlare, dico velocemente quello che volevo dire. So che sicuramente un sacco di persone si troveranno in disaccordo con quello che sto per dire. Sì, ok, no, in genere il contrario, visto che dico animazioni con qualche sbavatura o leggermente altalenanti e tutti no, non è vero. E questa cosa di Stop Darling mi farà sempre morire da ridere. Però a parte quello, allora, io Hunter x Hunter lo vedo in questo modo. Faccio il confronto con Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho ha dei personaggi ok, con una storia molto lineare, ma secondo me ben scritta. Hunter x Hunter ha degli splendidi personaggi in uno splendido contesto, con delle splendide ambientazioni, con una storia che purtroppo non si capisce bene dove voglia andare a parare nel corso degli anni. Nel senso che all'inizio l'impressione che mi ha dato la direzione, quindi fino a quando c'era anche la saga con la Brigata Illusoria che io ho amato, e secondo me quella uscita meglio, la mia preferita almeno, e capivi che appunto, vabbè, Gon voleva cercare il padre, e voleva anche comunque crescere come Hunter, ci stava secondo me. Poi è arrivato Greed Island e mi è sembrato quasi che volesse sperimentare un nuovo genere di Togashi. È arrivata la saga delle Forme Chimere, che dura tantissimo e che sicuramente è piena di pro, di punti a favore, di cose bellissime quella saga. C'è Meruem, che è uno splendido antagonista, non si può dire il contrario, e però allo stesso tempo, almeno io l'ho sofferta tanto, perché anche solo facendo il confronto a livello di episodi, dura quasi quanto la prima metà. L'ho trovata molto lunga, secondo me poteva durare di meno, eppur avendo uno scontro finale splendido, splendido, veramente bello, sia a livello di animazioni che poi anche di pathos. Io, veramente, la fine della saga delle Forme Chimere l'ho apprezzata tanto. Ho apprezzato molto meno però i personaggi secondari, che hanno avuto tanto spazio, e questo è un bene, però io almeno personalmente non li ho apprezzati particolarmente. E in più anche qua ho avuto l'impressione che
Togashi non sapesse bene cosa fare. Poi, se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, ai tempi il manga, ogni tanto quando andava su rivista, aveva un sacco di capitoli in bozze, perché probabilmente Togashi non stava bene, magari non sapeva nemmeno lui bene come continuare la storia, può essere. E, come dire, ha provato a trascinare nel corso del tempo una storia che secondo me avevo un po' perso la bussola. Infatti io sono contento del fatto che l'anime comunque una sorta di finale lo abbia, perché finito l'anime io mi sono messo il cuore in pace, ho detto ah, che bella serie, mi sarei aspettato anche qualcos'altro, però no, ci sta. Allora, su vai. Questo ti posso dire, pure io sono convinta che per me Hunter x Hunter è finito, nel senso che Gon ha trovato il padre, che era l'inizio, cioè era lo scopo principale. E poi lui ha voluto continuarla, magari nella speranza di volerla continuare, nella speranza di potercela fare. Poi alla fine lo vedi tu, nel senso non sta continuando da ormai parecchia. Però nel senso, per me Hunter x Hunter è finito, cioè la storia è finita, semplicemente il fatto che lui vuole poi continuare e vedere altri personaggi, quelli secondari, tra cui c'è poi uno sviluppo di Kurapika, Leorio, eccetera, nel manga. E anche ovviamente del padre di Gon e tutto quanto. In quel momento, teoricamente, adesso Gon e Killua sono lasciati da parte, perché Killua ha preso le sue scelte e di conseguenza anche Gon. Sì. Sul fatto di finirla prima, secondo me, io non mi trovo molto d'accordo, semplicemente perché è proprio quello il momento in cui, secondo me, Gon e Killua cambiano, in cui si rendono conto che cosa effettivamente dare importanza, cosa... Come si sviluppa poi effettivamente il potere, e secondo me c'è proprio una crescita del personaggio in quel momento, che ovviamente parte dall'inizio, secondo me, fino alla fine. Cioè tu vedi un Gon nel primo episodio che è completamente diverso dall'ultimo episodio. Sì. Tranne per alcune cose, con le sue caratteristiche che secondo me sono fondamentali, ma Killua ha un'evoluzione pazzesca secondo me come personaggio. E io non penso di dirti che Great Island poteva stoppare. Certo, comunque lui ha voluto sperimentare, ha creato un gioco dal nulla, cioè, diciamocelo, ha creato secondo me dei buoni aspetti o comunque delle buone basi per tante cose, per tanti manga poi successivi. Per quanto riguarda i personaggi secondari rispetto alla saga delle formiche mere, l'ho trovata in realtà gradevole, nel senso che non era assolutamente pesante per me, perché comunque forse però questa cosa me l'ha fatta dire più la seconda volta che l'ho rivisto. Perché mi sono appassionata sempre di più a quei piccoli momenti in cui, ad esempio, vedi anche il cambiamento di Meruem, vedi comunque anche l'umanità delle formiche mere. Cioè, secondo me, è anche questo che ti fa dire che è una saga fondamentale. Poi, ovviamente, è sempre il mio parere, quindi non voglio condizionare quelli che pensano che secondo loro Great Island bastava e avanzava. Però alla fine è sempre una cosa in più, perché ti porta anche a scoprire quello che vuole fare poi Gon, perché è esattamente quello che deciderà di fare dopo, e allo stesso tempo è anche per avvicinarsi sempre di più al padre, poiché Kite era praticamente insieme a lui, o comunque era un discepolo di Jin. Allora, no, ma mi ricollego un attimo alla cosa che hai detto. Cioè, questa live è stata fatta apposta, secondo me, per discutere alla fine di quello che è la serie, perché io, ripeto, io l'ho amata e l'ho odiata per determinate cose, quindi sentivo veramente la necessità di parlarne per bene con qualcuno che l'avesse amata tanto. Infatti anche gli altri ragazzi che sarebbero dovuti venire sono grandissimi fan, riconoscono pregi e difetti della serie, e proprio per questo cercavo un confronto. La vedo molto anche come un'occasione, tra virgolette, quasi di sfogo, proprio perché, ripeto, io la serie l'ho apprezzata veramente tanto. Una delle cose che ho apprezzato di più in assoluto è proprio il gruppo di protagonisti. Cioè, secondo me Gon, Kurapika, Killua e Leorio sono fantastici insieme. Infatti non ti nascondo che io ero sempre felicissimo quando li mostravano tutti quanti insieme, c'era un arco narrativo con loro, e mi dispiaceva un sacco quando vedevo che soprattutto Leorio e Kurapika scomparivano. E perché poi comunque Gon e Killua hanno
uno splendido rapporto, e questa è un'altra delle cose che ho amato tanto della serie, perché come hai detto tu, Killua è forse il personaggio che ha avuto l'evoluzione migliore, sicuramente è il mio preferito, quindi neanche io nascondo questa preferenza, però ripeto, ho apprezzato un sacco anche Gon, però Killua è sicuramente il personaggio che ho preferito, proprio perché se vedi Killua come era all'inizio della saga per diventare Hunter, e come è arrivato alla fine, anche dopo la saga della sorella, e io sinceramente noto veramente un cambiamento drastico. Leggo velocemente un attimo i commenti, poi riprendo. Allora, beh, qua stanno parlando della saga delle formichimere, del fatto che si è durato tanto, del fatto che abbia avuto alcuni cattivi, come dire, un po' antipatici, chiamiamoli così. Ah, aggiungo un altro personaggio che odio, Illumi. Ecco, tu cosa ne pensi di Illumi? Secondo me è proprio quello il suo scopo, nel senso essere più o meno odiato, cioè ti fa vedere proprio com'era la mentalità di Killua prima e come poi diventa, cioè alla fine è la mentalità di tutta la famiglia Zoldyck, se ci vai a pensare. E non c'è un personaggio che puoi adorare dentro la famiglia Zoldyck, secondo me, forse il cane. Vabbè, a parte Killua, ovviamente si intende. Sì, ovvio, ovvio. Cioè, anche il papà di Killua alla fine, nel senso, sembra che abbia capito le scelte di Killua, ma non è minimamente quelle le scelte che vuole che lui prenda. Cioè, nel senso, se proprio stai a guardare, forse non c'è nessuno che sia normale là dentro. Non so dirti perché. Non è un personaggio che odio, ma allo stesso tempo ti fa capire proprio appunto la distinzione. Allora, io, visto che stiamo parlando di fratelli Zoldyck, vorrei far vedere una splendida immagine. Farò pubblicità gratuita ai cosplayer, però io sono morto dal ridere. E sento cioè, sento proprio questa necessità dal cuore di farvi vedere questa splendida immagine. Io sono morto. Foto del Comic-Con. E niente, vabbè. Se diciamo che questo è il finale segreto di Hunter x Hunter, quello che Togashi non ha avuto il coraggio di mettere nei capitoli. Vabbè, io l'ho amata. La trovo veramente Sì, fantastica. A hanno parte fatto un po' quello. di foto del genere, il comico, non è stato carinissimo. Sì, poi anche con Genshin Impact le hanno Sì. fatte. Clamorose, clamorose. E niente, però sì, come hai detto tu, Momo, alla fine il Lumi è fatto per essere odiato. E Sì. secondo me anche quello. Vabbè, come Tompa, nel senso ti pare che tu puoi apprezzare Tompa, un personaggio doppio giochista che sta lì all'inizio, cioè nel senso tutti Esatto. odiano Tompa. Non c'è una persona che non può odiarlo. Cioè, secondo me ci sono dei personaggi che devono essere fatti apposta per essere odiati, come il tipo delle farfalle che diceva i suoi commenti. Quello ad esempio non l'ho apprezzato neanche io, ma non è che posso dirti più di tanto. Comunque, rispetto a prima che dicevi che volevi un confronto, non ti posso dire che Hunter x Hunter è il mio anime preferito, nel senso che ha tutte cose perfette e tutto è perfetto in realtà, nel senso ha ovviamente dei lati negativi e secondo me dei difetti, come tutti i manga, come tutti gli anime che si rispettino, secondo Ecco, una domanda. Secondo te, cioè, se dovessi elencare un paio di punti a favore, un paio di punti a sfavore, un paio di pro, un paio di contro, quali sarebbero per te? I pro, secondo me, sono soprattutto l'evoluzione dei personaggi e il legame che c'è tra i personaggi. Cioè, secondo me, la caratterizzazione dei personaggi in Hunter x Hunter è unica. Non posso trovarti tanti manga e tanti anime che possono essere simili, secondo me. Nella mia breve esperienza, facciamo così. Dall'altro lato ti posso dire che di aspetti negativi ce ne sono perché ha lasciato in un certo senso il lavoro a metà, su alcune cose non sono state chiarite tante cose. Io non so se lui volesse continuare questa cosa effettivamente oppure se in realtà va bene così. Non lo so, non sono nella sua mente, non mi ci ritrovo.
Però ecco, secondo me un approfondimento sui personaggi secondari sarebbe stato giusto, alcune tematiche lasciate in sospeso sarebbero state corrette a aggiustarle, anche ad esempio l'evoluzione del Nen, come si è creato, tutte queste cose secondo me erano una cosa da mettere all'interno. Ecco, però a proposito, parlando di Nen e anche ricollegandomi alla cosa che hai detto all'inizio di Greed Island, effettivamente non può non essere apprezzato lo sforzo impiegato nella, come dire, nella creazione di questi sistemi, perché poi tutto il modo in cui viene spiegato il Nen e tutti gli altri poteri, io l'ho trovato assai interessante. Ammetto che ci ho messo un po' per ricordarmi le cose e alcune già adesso le ho dimenticate, perché comunque sono state complicate. Però l'ho trovato stra interessante e questo ti fa capire anche lo sforzo che ci sia stato da parte di Togashi a livello di creazione di world building, sia per la cosa di Potere di Nen, sia ovviamente per Greed Island. Greed Island è stato costruito Island da si zero. vede di più proprio perché è un gioco di carte costruito da zero con lo scopo di Gin di divertirsi e di conseguenza creare proprio un mondo che poi è stato nel senso un topic di adesso soprattutto, cioè i mondi virtuali, no? Tipo in Sword Art Online mi fai Sì. venire in mente. E ovviamente la cosa è diversa, nel senso non voglio paragonarli assolutamente, però nel senso un mondo virtuale con tanto di carte, diciamo che non si era mai visto prima, soprattutto consideriamo sempre l'anno che non è il 2011, ovviamente. A tal proposito, domanda sincera, la faccio a te, ma la rivolgo ovviamente anche alla chat. Cioè, ditemi, io spero di non essere stato l'unico, ma quanto ho rosicato quando è comparso Kaito alla fine? Perché io ho visto come finisce la prima serie del 99 con il personaggio che si gira di spalle e tu dici: ah, cavoli, è Jin! Poi vedi l'anime del 2011 e ti spiega proprio nell'episodio subito dopo che se Gon fosse stato da solo, allora la carta li avrebbe trasportati dove stava Jin. E invece se avesse avuto qualcun altro sarebbe andato da Kite. E lì io ho rosicato tantissimo perché ho detto no, dai. Allora, ci sta, però cioè, eri lì per incontrarla, avevi finito Greed Island, potevi vedere tuo padre, e invece no. Così, facciamo che vogliamo aggiungere una saga in più e allora voglio trovare la No, io non l'ho scusa. vista così. Secondo me ci sono delle scelte che sono fatte apposta. Ad esempio, la videocassetta che a un certo punto lui prende e stoppa per non sentire la parte della madre. Sì. Cioè, secondo me quella anche è una scelta importante. Come ad esempio quest'ultima parte in cui hai detto te. Nel senso, fa vedere comunque cioè, il personaggio di Jin che non vuole essere trovato, non gliene frega niente di nessuno, del figlio, non gliene frega niente. Best padre dell'anno, mi raccomando. Penso che non ho mai visto un personaggio così strano, veramente, nel senso come padre, non c'è un minimo di voglio vedere mio figlio, Però nel senso. Cioè, proprio perché capisci che è un padre che non gli frega niente del figlio, che secondo me era giusto il fatto che ti ritrovassi Kaito davanti e non Jin. Non lo so, poi Ma secondo secondo me da me. una parte lo rende anche interessante comunque questo suo carattere così particolare, perché poi per tutta la durata della serie comunque fino a quando non arrivi alla fine tu ti chiedi come mai stia facendo tutto questo, come mai sia anche così caratterialmente. Sicuramente sarebbe stato interessante sapere qualcosa in più sul personaggio se la storia fosse andata avanti. Così come mi era stato anticipato da Eren, quel capitolo barra episodio in cui si vede un flashback di un personaggio che non ricomparirà mai più. Non mi ricordo il nome, perdonatemi, però c'è un flashback su un personaggio che viene introdotto per la prima volta nella saga delle formiche chimere e che poi, cioè, non si sa più nulla di lui. Allora, aiutatemi nei commenti perché non mi ricordo proprio il nome. Non sto capendo, più che altro nel senso non è una serie che ho visto recentemente o comunque non ho riletto recentemente. Quindi magari. Zoro dice il capo lì dei ribelli. Mi servirebbe il nome, dovevo arrivare preparato. Purtroppo l'avevo scritto, poi non l'ho più trovato negli appunti. Però c'è un personaggio che viene introdotto da Togashi con un passato super triste,
con una famiglia che se ne sbatteva di lui. No, allora no, non ti sto cavando. Vabbè, un personaggio che è stato introdotto e che è scomparso. Basti sapere questo. Diciamo che lì io ero tipo, ok, ma quindi questo flashback, questo racconto così molto triste, molto comunque emozionante, perché me ne hai infilato in mezzo alle forme chimere? Me lo sono sempre chiesto, mentre lo guardavo, perché poi comunque, diciamo che io non sono uno che guarda gli anime mentre fa altro in sottofondo, sono abbastanza incapace a fare più cose insieme. E trattandosi anche di una serie importante, io me la sono voluta vedere per bene. Qualche volta ovviamente me la guardavo da cellulare, quando ero sul treno, quando ero a casa, quando potevo, me lo collegavo al televisore. E non lo so, perché comunque il fatto è semplice, cioè nelle formiche mere si sviluppano quelli che sono i ricordi delle effettivamente persone che poi assumono quell'identità. Sì. Tra cui il lupo, tra cui il koala, io non so minimamente di che personaggio stia parlando, perché di flashback comunque ce ne sono parecchie. Hai ragione. Quindi non ti so dire perché ce ne sta sia sul coniglio, sia sul koala e mi sembra anche su altri. Non ti so minimamente dire quale possa essere, però appunto forse è perché è collegato tutto con i ricordi e tutto con... Può essere. Con il mondo lì, ecco. Ecco, a proposito di personaggi secondari, io ho amato il polpo nella saga delle formichiere. Io l'ho trovato super simpatico fin da subito. Gli altri un po' meno, lo ammetto. Però lui, per esempio, è fantastico, secondo me. Ecco, e parlando anche di altri personaggi, secondo me... un altro dei, come dire, delle sfortune di questa serie può essere il fatto che molti siano stati introdotti, dimenticati, tornavano per pochi secondi ed eri pronto a dire dai che bello, quel personaggio che mi era piaciuto tutto sommato e di cui mi piacerebbe sapere qualcosa in più, finalmente torni in quest'arco narrativo e poi assolutamente non sto rigirando il coltello nella piaga, perché la cosa l'ho sofferta, mi ha fatto star fisicamente, provare dolore fisico, perché ho detto no, non erano assolutamente personaggi interessanti, che mi ha letteralmente esteso nel giro di 2 secondi, anzi uno l'ha fatto pure rimanere in vita per una tortura in più aggiuntiva. Pensavo sì, mi ha sconvolto proprio. Cioè, mi ha sconvolto comunque, non posso dirti di no. Però è bello, non so dirti perché. Cioè, dicono peggio del tono di spalle. Te li fa amare e poi ti dice no, no. tipo Kite alla fine. A me quei due, sì, anche Kite, poverino, ma Kite, anche bello. I due che sono morti all'inizio della saga delle formichimere. Mi è dispiaciuto un sacco, poverini. Comunque Frank di Corrado dice ciao dei miei momo bellissimi, grazie, l'hai dedicata a mia sorella che da Napoli mi disse ah sì, Hunter, quando al padre di Gon non fregava un cazzo di suo figlio. Sì, è uno splendido riassunto, direi. So Scott dice quello delle frecce che è morto. Sì, e anche quella delle ali ovviamente. Esatto, poverina anche lei, però dai, dici, le sue sofferenze sono finite e subito. E poi mi fa apprezzare un sacco, cioè il fatto che poi loro si mettono anche insieme e che quindi tu li vedi un attimo, poi te li ritrovi nella saga delle formichinere e ovviamente muoiono, cioè nel senso, te li ritrovi così. Vabbè. Poracci, poverini, non ve li meritate in questa serie, voglio uno spin-off solo su di loro. No, però battute a parte, comunque veramente un peccato, perché a me loro piacevano. Così come mi è dispiaciuto tanto, molti odiano le Oreo, a me sinceramente non dispiace. Io l'ho sempre trovato simpatico. Non lo so, perché dicono che è fastidioso, che è inutile, che non è potente quanto Gon e Killua. Almeno io ho letto queste cose online e... Cioè, secondo me la motivazione di diventare Hunter di Leorio, secondo me è fantastica. È bellissima, infatti, il fatto di voler diventare medico. Hunter di Leorio, ecco.
anche ovviamente quella di Kurapika, però nel senso è molto doppiata, cioè molto dettata dalla vendetta, secondo me. Gon e Killua invece hanno dei motivi, secondo me, non... cioè, nel senso, volevano diventare Hunter perché uno voleva trovare il padre e l'altro perché voleva avere la sua libertà. Giusto, da. Perché secondo me non può essere sbagliato, però allo stesso tempo forse quella di Leorio, secondo me, è la motivazione più valida. Sì, senza nulla togliere appunto a quelle degli altri, perché comunque anche quelle sono bellissime, però anche per queste piccole cose io apprezzo Leorio. Anche i momenti scemi a me sinceramente hanno sempre fatto ridere, non erano forzati come possono essere magari i momenti comici, chiamiamoli così, che ti mettono in mezzo a un combattimento di Bleach super figo e poi subito dopo ti mettono la musica stupida perché cercano di farti capire che devi ridere. E Scott dice: comunque anche questa è la bellezza di Hunter x Hunter, secondo me super crudo, e quando si muore, non ci stanno mezze misure. Questa è una cosa che ha detto anche Eren e che condivido anch'io, perché è vera, è bellissima assolutamente. È la stessa cosa che ho detto io, nel senso che proprio il fatto che te li fa apprezzare, e poi a un certo punto ti dice no, non li puoi più apprezzare. Certo, a tal proposito, io vorrei ricollegarmi ad un altro discorso che hai fatto tu sulla vendetta, e ovviamente immagino già che tu sappia dove voglio andare a parare, Kurapika e Brigata Illusoria, perché poi anche qua, almeno lo dico da fan della saga e da fan di tutta la Brigata, perché poi a me, cioè secondo me di tutta la serie, loro sono i protagonisti più interessanti. E veramente la saga della Brigata Illusoria mi ha appassionato tantissimo, ed è stato forse il momento in cui veramente ho capito quanto effettivamente mi aveva preso questa serie, perché la saga per diventare Hunter è bella, la saga del torneo del cielo dove ci sono appunto Gon e Killua che combattono e imparano a utilizzare il Nen è bellissima anche quella. E fra l'altro non so se vi è mai capitato di vedere il famoso video in cui mettono a confronto il combattimento tra Gon e Hisoka nella prima serie e nella seconda, cioè io l'ho trovato bellissimo perché entrambe si lasciano apprezzare per motivi diversi, e però riesce appunto a, cioè almeno nella prima serie io ricordo che veramente Hisoka le prendeva di brutto, e nella seconda invece era molto più fighetto, molto più abile, e ti faceva capire appunto anche a livello di pathos quanto comunque sia stato bravo Togashi a trasmettere determinate emozioni. Proprio per questo motivo secondo me Kurapika merita un approfondimento, perché un personaggio che già dai primi episodi ti fa capire quanta sofferenza. Però ti fermo, nel senso, tutto questo più o meno ho letto quelli che vengono dopo e effettivamente si soffermano su Kurapika, nel senso, secondo me in questo frangente prendere l'anime ovviamente è giusto, però comunque ci sta anche dopo il effettivamente che si concentrano sulle ore e su Kurapika. O non voglio fare spoiler, no, no, assolutamente. Comunque sei più legato all'anime, però. Nel senso... Allora, io te l'ho detto, a me gli spoiler puoi farli tranquillamente, perché tanto, come dire, non penso, almeno per il momento, di recuperare il manga. Poi, se mai ci sarà una fine. Cioè, io penso alle librerie giapponesi che vendono la serie come serie completa. Quindi, diciamo che non ho molte aspettative, però magari in futuro deciderò di recuperarla comunque. Però, no, appunto, anche per evitare, non si sa mai nei commenti, magari c'è qualcuno che anime o non voglio fare spoiler. Però comunque, ecco, nel senso, se vi soffermate sull'anime, ovviamente non c'è uno sviluppo di Kurapika, però ovviamente dopo ci sta, come di Leorio, ecco. Allora, dicevi di Yorshin, secondo me anche è una di quelle tra la saga... sviluppata meglio, secondo me, a livello psicologico e anche a livello di unione tra i personaggi, secondo me è molto apprezzata e molto bella. Ed è bello anche l'approfondimento che fanno su Kurapika, sul fatto che lui all'inizio voglia agire da solo, poi dopo si ritrova invece a essere circondato da persone su cui effettivamente si può affidare. Anche lì è bello vedere questo cambio di personaggio in cui pensa: oddio, adesso devo fare tutto questo da solo, devo fare questo da solo, e poi fanno: guarda che ci siamo anche noi, cioè svegliati. Sì, non lo so, poi ovviamente a livello di Brigata Fantasma
non so come la chiamano nell'anime in questo caso. Brigata illusoria. Brigata fantasma, comunque. Ma sì, stessa cosa. Non so quanti nomi gli hanno dato, sinceramente. Ma sì, non è un problema. Ciao Ace Gamer Pro Zeb89, hi everyone. Palesemente sei tu, lo sappiamo, però vabbè. E tornando in topic, niente, scusami se ti ho interrotto, leggiamo velocemente i commenti. Appunto, Scott diceva che la saga di Yorkshin è la sua preferita. E ecco, a tal proposito però, c'è solo una cosa che io ho odiato, che è la parte in cui fanno tipo la compravendita, quella dei vasi, degli oggetti, perché non so, mi dava molto quelle vibe da pubblicità online che ti spiega come fare trading con le criptovalute. No. Non so, lo so che non c'entra niente, però mi ha fatto un sacco ridere perché ti spiegavano ogni minimo passaggio. Io ho detto, ok, questo è Togashi che sta già portando avanti per il world building, No, bellissimo, vabbè, interessante. Se lui, dai. No, io mi sono immaginato proprio i video meme online, tipo Gon e Killua hanno bisogno del tuo aiuto per, no, per visto fare la carina la scena in cui vengono rapiti nell'hotel e fanno finta, sì, ma chiudiamo gli occhi perché così non ci va. E invece poi alla fine è perché tutta c'è la tattica dietro, con Leorio che sta alla radio, che bella quella scena, sì, non è fantastica. No, ma ci sono un sacco di scene belle veramente in quella saga. Poi la battaglia con Uvo secondo me è stupenda, anche la cosa di Pakunoda molto bella. Sì, molto fighi anche gli scontri in quella saga. E no, diciamo che proprio tutta la storia di Kurapika l'ho trovata straziante, ovviamente, perché è tristissima, poco da dire. E proprio questo suo desiderio di vendetta che l'ha spinto ad arrivare almeno fin dove ho visto io, perché poi comunque l'anime finisce con quella scena, con quell'inquadratura di Kurapika che riesce a recuperare tutti gli occhi della sua famiglia. Niente, veramente agghiacciante, perché è spettacolare. Cioè, Gon e Killua che lo chiamavano e lui davanti così, seduto, con il telefono davanti che squillava, e poi nell'ultimo episodio che vedi che ha recuperato tutto. Vabbè, quanto. Brutto pure la scena in cui ci sta la figlia Neon, teoricamente. Sì. E che vede questi occhi e dice, ah, che belli, ne voglio tanti, e ci sta lui lì dietro. Che soffre, poverino. Sì, molto brutta. Poverino, davvero. E Frank Di Corrado commentava, diceva praticamente la stessa cosa che stavi dicendo tu prima, che aveva una questione in sospeso, che viene spiegata dopo, quindi ci sta. Zoro invece dice, a caso, Cell gli fa un baffo a Meruem, ma anche solo per come è caratterizzato. Ah no, questo però per quando parlavano delle forme chimera, arrivo un po' in ritardo. E allora, io non commento Dragon Ball, per quello, no, quindi non avendolo visto, esatto. Però no, io non voglio neanche paragonarli come personaggi, sono completamente diversi, e secondo me non puoi basarti sulle stesse cose. Sì, solo perché sono verdi entrambi non è che significa che sono facili da... Abbiamo una nuova ship, qualche sera fa Zero, meglio qualche settimana fa ormai, aveva fatto una ship a caso tra One Piece e Naruto, non mi ricordo adesso chi erano i due. Io direi di inaugurare questa nuova ship, cerchiamola, vediamo. Cell Meruem. No, secondo me non esiste, dai, ti prego. No, esistono le fan art. Guardali che teneri insieme mentre combattono e si toccano col... Allora, condividi. Condividi. Questa, ragazzi, è una live su Hunter x Hunter, assolutamente. Sì. Ha questo grande amore. Guarda come gli punta la coda e il ditino. C'è dell'intesa. C'è dell'intesa. Ragazzi, che ne pensate? C'è dell'intesa? Che insettosi, dice Nib. Ace Gamer Pro sottolinea, ma non ha senso unire One Piece con Naruto, sì, sono due cose totalmente diverse. Secondo me è inutile fare i confronti su questo caso, cioè nel senso, ognuno c'ha qualcosa, quindi non puoi unirli o comunque paragonarli.
Assolutamente. Allora, io direi che questa immagine la teniamo ancora per qualche secondo, poi dopo la togliamo. Però niente. A parte quello, vabbè, Frank Di Corrado chiede. Vabbè, direi che ora si può togliere. Addio. E Demi, domanda provocatoria, per te preferisci Naruto o Hunter x Hunter? Vabbè, io se devo essere sincero, Naruto, però Hunter x Hunter, con tutto il rispetto, un'altra ottima serie. Proprio poco da dire, anzi, mi sento stupido io stesso ad averla sottovalutata per tutti questi anni, perché dovevo dare ascolto, sbaglio sempre la direzione, a lei. E purtroppo io con le serie lunghe sono così. Poi sono il primo a consigliare Sket Dance, che è un anime scolastico di 78 puntate, e dire no, ma vedilo che ne vale la pena. Ed è vero, però sono anche l'ultimo a poter parlare. Io abbiamo un sacco di anime in comune, che nessuno si fila, o che comunque sono super sottovalutati, tipo tutto Ritmo Reborn. Mamma mia. Cioè, questa cosa te l'ho detta un sacco di volte, Foti, ti ho detto guardati Hunter x Hunter, guardati Hunter x Hunter, e tu no. E tutti presenti il 2022 dicendomi ho finito Hunter x Hunter. Hai ragione, sono un pagliaccio, lo so. No, però sì, facendo toccate fuga per tutto Hitman Reborn, io spero che prima o poi ci possa essere magari una ripresa dell'anime in Giappone, così come in Italia col doppiaggio. Mm-mm. Vorrei un po' entrambe le cose, poi so che è difficile, come chiedere a Togashi di finire Hunter x Hunter, se non ancora più difficile. Però... Comunque mi fa ridere ogni volta che diciamo Togashi che vuole riprendere Hunter x Hunter, perché c'è una parte del manga in cui, vabbè, ovviamente parla l'autore, no? Sì. Che lui lo faceva spesso, e fa, questo è il buon augurio che spero per finire Hunter x Hunter e non rimandare con le scadenze, tipo una cosa del genere. E mi fa poco ridere perché lo rivedi a distanza di anni e dici no. Chiedo velocemente, Hunter x Hunter non ricorda, è sempre shonen? Sì, è sempre shonen, non diventa seinen. Bisogna sempre guardare la rivista su cui è stato pubblicato, in base a quello capisci il target. Un post su questo, su Instagram. Andate a vedere su Instagram. E aspetta, lo prendo subito, così che ci sta a fare toccate fughe e parlare anche di questo. Sono dei target, almeno. Esatto. Vai, se inizierà ad introdurre l'argomento mentre prendi il post. Se vuoi iniziare a introdurre l'argomento mentre prendi il post, che faccio proprio... Faccio lo share screen. Vabbè, comunque, abbiamo le varie categorie. Ovviamente bisogna sempre guardare la rivista. Mi raccomando, non confondete le serie romantiche con le serie per ragazze, perché io sono il primo a triggerarsi. E comunque niente, seguiteci anche su Instagram. Momo si occupa anche dei post e delle storie insieme a Delia e Ironic. Ci sono un sacco di curiosità che non vengono pubblicate sul sito, quindi dateci un'occhiata assolutamente. Ci sono veramente un sacco di cose strane e interessanti che vi spiegano anche magari meglio questa cosa, perché è comprensibile il fatto che ecco perché non parlava, era crashata. E niente, io stavo mostrando giustamente le pagine a vuoto, però ecco, ci sono un sacco di spiegazioni su tanti temi che purtroppo non riusciamo a trattare nelle news. Quindi date un'occhiata anche alla pagina Instagram, seguitela. Come dicevo, Momo si occupa insieme a Delly e Ironic della gestione della pagina. Ci sono un sacco di storie, un sacco di post stra interessanti. Ok, è tornata. Aggiunge lo stream. Sono viva. È ricresciata. Infatti dicevo... Perché ti avevo detto, se vuoi introdurre... Quando già a te ti stavo dicendo, oh, guarda che è colpa tua, che è colpa mia. Era colpa mia del wifi, non so perché mi sono disconnessa, non so neanche come, sinceramente, ma scusa. Ma io darei un'occhiata alla data, io non voglio essere una di quelle persone che dice, oh no, è venerdì 13, però è venerdì 13, dai. Madonna, questa è la live dei miracoli, comunque. Esatto, seriamente. La speranza.
A parte questo, riprendiamo nuovamente i commenti. Vabbè, qui dicono che Hunter x Hunter è sopra ogni riga. Tutor Hitman Reborn è abbastanza mediocre, mi dissocio. Se vedi i primi Zoro. 5 episodi, sì, nel senso poi se magari vai avanti, È forse una serie completamente diversa, più che sì. altro. È un Sì. comedy che Guarda, diventa c'è battle shonen. stato secondo me, un distacco assurdo tra il 10° volume in poi. Cioè, non capisci niente, secondo me. Cioè, dici, ma che... Esatto, ma io ricordo che nell'anime addirittura hanno eliminato alcuni capitoli, alcune storie le hanno fatte dopo, perché bello volevano arrivare il davvero, prima nel senso... possibile alla parte figa. Guarda, io non sono una di quelle che stoppa il manga quando, che ne so, tipo il primo volume non mi piace, basta. Solitamente sono una di quelle che continua, 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 pure se non gli piace, però continua. E nel senso, Tutor Hitman Reborn ho fatto assolutamente una cosa più che giusta. Ed è per questo che continuerò a farlo e a guardare tutte Grande. le serie, perché, cioè, nel senso, è completamente diverso. Ora devo rileggere tutto quanto e poi continuerò in seguito, comunque. Nel senso, finita, chiusa parentesi, ecco. Allora, Scott dice: comunque io sono convinto che Togashi non riesca più ad andare avanti con l'opera a proprio livello di idee. Posso capire che un mangaka voglia finirlo lui, il suo manga, tuttavia potrebbe farlo disegnare a qualcun altro se ha davvero il problema della schiena. Allora, No, tu cosa ne pensi? assolutamente no, nel senso non sono d'accordo perché secondo me le idee ce le ha eppure tante. Anche perché, appunto, come dicevamo prima, si è inventato certe cose da zero, non vedo perché non voglio inventarne altre. E poi lo sai qual è la cosa? È che proprio confronto Yu Yu con Hunter x Hunter e dico, cioè nel senso non può proprio lasciare le cose a metà, perché si vede che è un autore che ci tiene e non vuole farlo a lasciarlo ad altri perché è proprio lui che ci tiene, secondo me, a concludere l'opera e a farlo lui. Addirittura se tu vedi un volume, il 32, mi sembra. Non voglio sbagliare. Cioè, prendi tu vedi gli schizzi che sono fatti malissimo, cioè potrebbe farli qualsiasi persona in questo mondo e capisci che c'è qualcosa che non va. Non voglio dire che secondo me non gli va, cioè nel senso che effettivamente ha un problema. E secondo me pure che non gli va. Boh, non lo so, non so se sono le aspettative o se è quello. Però secondo me è lui che vuole concluderla e vuole farla proprio. Boh, io ripeto, mi dispiacerebbe più che altro per tutti i fan, tutte quelle persone che gli hanno dato fiducia e da anni ormai seguono questa serie che è sicuramente una delle più vecchie di quelle rimaste su Jump. Ormai se Sì. proviamo a guardare il catalogo, tutte le serie che abbiamo praticamente pubblicate su Manga Plus ogni settimana, veramente le più vecchie sono forse One Piece e Hunter x Hunter. E My Hero Academia. My Hero Academia è già del 2016. No, ma il recadere è già avanti come cosa. 2013, anzi, scusa, per sì, esatto. E comunque molto più avanti. Sì, le più vecchie mi sa che sono proprio One Piece e Hunter x Hunter. E qua continuano a parlare di problemi alla schiena, di Tsuna. Della crescita di Tsuna se ne può parlare. Ci sarebbe fare anche una live su Tutor Hitman Reborn, però in futuro. Riconcentriamoci un attimo. Torniamo in topic, anche perché io poi mi conosco, mi piace un sacco come serie, quindi mi Sì. farebbe un sacco piacere parlarne, però comunque Frank dice 2014 My Hero Academia, grazie. Ace Zeb dice Togashi deve finirlo, soprattutto dopo quel che è successo con Berserk. Secondo me ora vediamo, nel senso che adesso stanno annunciando la nuova serie di Sailor Moon. Se dopo la Sì. serie di Sailor Moon ne esce fuori Togashi, secondo me alla fine il problema di schiena non è proprio così giusto. Non Dici so perché c'è che questo la moglie presentimento. trova qualche modo per, come dire, spingerlo a Sì, tornare a lavorare? dice... No, no, secondo me è più una questione di vabbè, adesso sto bene, eh. Ci sta Sailor Moon che mi fa campare e poi dopo in realtà dopo gli campare con altro. Ciao Scott. Beh, almeno che abbia scritto un finale per i posti, non si sa mai. Allora, io in realtà penso che un'idea. Cioè, a livello ideologico, secondo me, più o meno, cioè, il finale di Hunter x Hunter doveva essere Gon che incontra il padre. Poi magari ha voluto allungarlo, perché comunque, diciamocelo, come dicevamo prima, per me poteva finire già dopo Greed Island, ma la parte dopo, così come tutto quello che sicuramente viene presentato nel manga, cioè, ce ne sono di cose da raccontare.
sull'universo di Hunter x Hunter, sui personaggi, e tra virgolette troppo presto per finire una serie del genere. Secondo me proprio per questo motivo, forse questa insoddisfazione quasi di Togashi in quello che stava facendo, che l'ha spinto a cercare di raccontare anche dell'altro. Ed è stato forse anche questo un po' a farlo, come dire, indietreggiare e a farlo bloccare. Perché secondo me è un po' come per la situazione di Ai Azawa, dell'autrice di Nana. Ha avuto dei problemi, e ora che magari hai anche in parte risolto i problemi, io sono sicuro del fatto che i problemi di salute li abbia avuti. Però secondo me sono anche un po' le aspettative dei fan, il fatto che lui stesso non sappia bene come far finire adesso la serie, perché ha creato veramente un world building e di personaggi così forti, fortissimi, che secondo me si è, tra virgolette, incartato da solo e non sa più cosa fare, perché magari non riesce a trovare un finale degno di questi personaggi e di questa storia. E potrebbe essere una bella spiegazione di tutto quanto. No? Sì, secondo me anche. Sono d'accordo con te. Secondo me anche le aspettative delle altre persone l'hanno fatto. Nel senso, Togashi è un perfezionista in alcuni casi, nel senso che si è sempre soffermato sui personaggi secondari, sulle varie spiegazioni di ogni cosa. Però allo stesso tempo, secondo me, anche le aspettative, forse effettivamente anche la malattia, non lo so. Su questo non voglio dare il beneficio del dubbio, ecco, nel senso... Non voglio, sì, anche dire, perché non lo conosciamo direttamente, quindi... Sì. può essere successo di tutto e di più, però ripeto, io gli auguro prima o poi di far pace con se stesso e di riuscire a trovare la conclusione degna di quest'opera, che soprattutto in primis soddisfi lui più che i fan. Ovviamente prima che sia troppo tardi. Ti immagini domani annunciato sequel, annunciato seconda parte di Hunter x Hunter. Ma tu forse l'hai seguito sui social, però c'era un hype assurdo per l'anime Japan, perché si parlava di nuovi progetti di Hunter x Hunter. Sì, vabbè, ma ne escono ogni anno e dicono, ah, nuovi progetti, poi alla fine in realtà non è mai un nuovo progetto. E la collaborazione col bar di turno o col nuovo... Cioè, nel senso, non che non è un nuovo progetto, non porta effettivamente a nuove cose, ecco. Però... Anche qua speriamo che prima o poi, come dire, possano esserci buone notizie. E allora, prima di cambiare argomento, sempre in relazione ad Hunter x Hunter, però volevo leggere un commento. Invitate ad Anime Click, non si sa mai. Penso sia un po' difficile, però... Dai, chiediamo al pappone, che non si sa mai, magari Ironic ci riesce. Nib dice: Hunter x Hunter però aveva 4 protagonisti. Gon e Killua hanno raggiunto il loro obiettivo, trovato uno scopo. Mancava dare una conclusione a Kurapika e Leorio, che erano, soprattutto il primo, i protagonisti del nuovo arco. Sì, c'hai ragione. Tu vuoi dire qualcosa a tal proposito, Mamu? Abbiamo detto in realtà che non vogliamo fare spoiler, però comunque in generale sì, effettivamente se vai avanti con il manga succede e continuano a svilupparsi Kurapika e Leorio, ecco. Vabbè, appunto, ci fermiamo così almeno non rischiamo di far spoiler. Domanda, così sai anche per un attimo alleggerire tutto quanto. C'è una sigla, sia considerando il vecchio adattamento che anche quello nuovo, la tua sigla preferita? Facciamo opening e ending. Sì, che le opening non sono tantissime, perché poi alla fine... esatto. Ne abbiamo 3 per la prima, per la vecchia serie. L'ending è quella cantata dagli stessi autori che poi hanno fatto l'opening di Parasite, che mi piace tantissimo, che mi sa che è la opening 3 ed è la mia preferita, cioè la mia ending, l'ending 3 che è la mia preferita, non voglio sbagliarmi, però comunque sono veramente tutte molto belle, anche quella di Greed Island. Ecco, a me piace molto quella di Greed Island, penso sia dell'ending la preferita. Anche le musiche, secondo me, nel senso, sono tutte veramente particolari, se proprio vogliamo andare a guardarle.
E mentre invece delle opening, vabbè, come abbiamo detto, non è che ce ne siano tantissime, c'è cioè la stessa canzone con pezzi diversi e animazioni diverse. Apprezzo sia quella italiana, comunque cantata in italiano, ed è molto bella, secondo me, proprio perché si affaccia su quello che è quel mondo più o meno dark, eccetera. Comunque era carina, anche se e poi effettivamente nell'opening sembra tutto un mondo così bello, così affascinante, giocoso, eccetera. Sembra che veramente stai andando a vedere un anime che non è minimamente un battle shonen, ecco. Però comunque quella del 2011 è, nel senso, secondo me è un po' iconica, forse sarà perché la senti 150 volte, però probabilmente è più il fatto che proprio la senti e ti fa apprezzare l'anime, non lo so. Vabbè, comunque stiamo sempre parlando di due opening alla fine, non stiamo parlando di No, un anime. sì, hai ragione, però sai, da una parte, almeno in alcuni lidi, c'è quasi un culto per le sigle. Io stesso non nego di essere una di quelle persone che veramente va quasi matto per appunto le opening e le ending. Sono forse uno dei punti forti, secondo me, uno dei punti forti degli anime, perché veramente è una sigla, però ti riesce a trasmettere veramente tutta la forza poi della serie, soprattutto le mie preferite sono quelle, come nel caso di Hunter x Hunter, dove non ti fanno spoiler su quello che accade, perché ora c'è sta moda, purtroppo secondo me anche per una questione di creatività che magari in Sì. alcuni casi manca, che ti fanno vedere le scene di quello che compare nell'anime, soprattutto c'è uno scontro, ti spoilerano le morti, chi combatte chi ritorna e dai. Questa di Hunter x Hunter io vorrei provare a streamarla sperando che non ci bannino, ovviamente senza audio perché se no rischiamo troppo, però veramente secondo me può farvi capire quanto effettivamente sia bella, tranquilla, calma. Io l'amo questa cosa. C'è proprio la Sì. classica atmosfera da bellissima, fra l'altro, secondo me è ottimo l'accostamento sia con la sigla italiana, che poi E poi sia tipo una quelle base macchine che non l'ha l'altra. mai usate, va bene, nel senso le usate Esatto. Ma sì, ci sta, ci sta. sì, secondo me è sempre quel concetto di aspettativa in cui giù sembra appunto una cosa stupenda, e poi alla fine un mondo Beh, per essere incantato, stupendo, è stupendo. no, dico un mondo Se incantato, un mondo felice, amici, amici, e invece no. E poi ti rubano la bici. No, Sì. vabbè. Però a parte quello, no, molto molto figa. E fra l'altro, appunto, secondo me ci sta bene sia la sigla italiana che poi effettivamente quella giapponese. Quella giapponese è bellissima, è la mia preferita di quelle giapponesi. Poi sinceramente non riesco a trovarne una preferita tra quella italiana e quella giapponese perché sono entrambe belle per motivi diversi. Però a parte quello, comunque, ecco, secondo me è anche un po' questa la metafora di Hunter x Hunter. Cioè, io penso che al netto di tante saghe belle e tante saghe che mi sono piaciute magari un po' meno, la cosa che mi abbia fatto apprezzare tanto questa serie sia stato un po' il viaggio. Perché poi comunque, indipendentemente dal fatto che tu sia una di quelle persone che è cresciuto con l'anime in TV, e quindi è riuscita a recuperare dopo la serie del 2011, che è quella che andava avanti, una delle prime sicuramente, poi soprattutto per noi 98, però comunque in generale, per chi la serie è riuscita a godersela quasi subito appena uscita, diciamo che è secondo me il viaggio la cosa più importante, forse la cosa che ti fa apprezzare di più Hunter x Hunter, perché hai dei bei personaggi con cui si riesce praticamente sempre ad empatizzare, indipendentemente dal contesto, poi perché ovviamente parliamo di un battle shonen, ci sono situazioni e personaggi assurde, esagerate, che però ti permettono comunque di crescere in un certo senso insieme a loro, fanno passare quasi sempre dei bei messaggi di crescita, e allo stesso tempo comunque, cioè, sono 150 episodi, visti magari su Prime Video, così come vengono proposti adesso, fanno un effetto diverso, però vederli di settimana in settimana Racconto per un anni. piccolo aneddoto, Vai. nel senso erano altre persone, cioè stavo con dei miei amici e
Eppure loro facevano, no, io non voglio iniziare, Fatto sta che alla fine ci abbiamo fatto pure il cosplay di gruppo, nel senso che abbiamo chiamato tutti quanti. Però la cosa bella è stata che a un certo punto eravamo arrivati a fare nottata, cioè alle 6 del mattino, e perché stavamo piangendo per vedere la scena delle forme chimere, guardarla sul televisore e così. Ed è stata una scena fantastica. Forse è per questo che sono legata ad Hunter x Hunter, semplicemente a livello sentimentale e non a livello di preferenza di anime. Però non c'è niente di male in tutto questo, comunque, anche se è solo una questione se di nostalgia o altro. Secondo me, anzi, lo impreziosisce in un certo senso, perché non si prova nostalgia per tutte le serie. Ci sono tante serie che magari riguardi da adulto e li valuti per i più disparati motivi. No, però è molto tenera come cosa, anche la cosa del cosplay di gruppo, anzi è stata una bella rivincita nei loro confronti, se ci pensi. Vabbè, per me è stata come la soddisfazione che ho con te, nel senso che ti dicevo miliardi di volte guardalo, e poi alla fine probabilmente ti rivedrò vestito da Leorio o da qualche fiera, così. Allora, cosplay, devo essere sincero, l'ho un po' abbandonato quel mondo, nel senso, io amo vedere le foto di cosplayer, mi piace un sacco e mi diverto un sacco a scattare fotografie, come avrete sicuramente intuito dalle notizie delle fiere. Ieri Lismi ci abbiamo dato proprio dentro con le foto, ne abbiamo fermato un sacco di persone, e noi è un mondo bellissimo, però oltre ad essere particolarmente dispendioso, perché ti chiede tanti soldi e anche tanta dedizione, sia nel modo in cui devi stilare le parrucche, soprattutto nel caso di Hunter x Hunter. Io, a proposito di cosplay di Hunter x Hunter, dimmi tutto. Vorrei far vedere il fantastico cosplay che sicuramente avete visto anche voi, ma niente, cioè non gli si può voler bene a questo tipo, della versione trasformata adulta di Gon. Che bello, forse l'ho visto. Sì, sicuramente, soprattutto tu che sei mega fan della serie. Cioè, vabbè, a parte i piedi nudi, perché devi essere proprio un soldato. Sì. Cioè, guardate quanto è lunga la parrucca. L'ho visto anche una che faceva tipo la parrucca gonfiabile, che poi faceva... Bellissima con la parrucca gonfiabile. Che greve, comunque. Sì, è bellissimo. Veramente stiamo tirando fuori tante di quelle immagini trash in questa live. Ti faccio una domanda, però, nel Vai. Senso, questa è una curiosità personale. La battaglia che hai preferito in Hunter x Hunter? Allora, diciamo che ci sono tanti scontri che mi sono piaciuti. Il primo che ho sicuramente apprezzato di più è quello di Gon e Hisoka. Quindi Gon che riesce finalmente a restituire il pugno che si era beccato da Hisoka. Quella è stata una fantastica rivincita, anche perché comunque parliamo del fatto che il Nen gli è stato spiegato solamente in seguito. Quindi fino a prima anche solo Hisoka stesso gli diceva: voi non siete al mio stesso livello, passeranno anni prima che riuscirete a... come dire, a raggiungermi, e invece Gon e Killua gli hanno dimostrato che, pur essendo di bambini, spaccandosi di allenamento, sono riusciti a raggiungere ottimi risultati in pochissimo tempo. E anche questa è una splendida cosa, perché appunto parliamo comunque di un manga shonen che viene letto quindi sia da dei grandi che dei piccoli. Fai passare un bel messaggio in tutto questo, e riesce anche a dimostrare, come dire, si tratta certo di una storia di finzione, però che chiunque può raggiungere qualsiasi risultato. E a parte questo scontro, vabbè, tornando anche alla domanda che mi avevi fatto, mi è piaciuto un sacco, vabbè, quelli di Kurapika, li trovo tutti bellissimi, diciamo, sono sicuramente quelli più fighi. Poi, aiuto... Forse ho fatto una domanda scema, nel senso che alla fine quelli di Kurapika sono più sviluppati sul piano strategico, esatto, psicologico, eccetera. Quelli invece di Gon sono più un ti riempio di botte, nel senso, queste cose così. Nel senso, alla fine, se tu guardi, però, nel senso, ogni combattimento ha il suo stile, cioè prima dello sviluppo delle forme chimere è veramente un botte, eccetera.
Poi diventa a livello di Kurapika, a livello psicologico. Dopo, secondo me, con Nen a livello più, cioè, più livello del potere del Nen che usano. Tranne poi forse nella parte di Meruem e Netero, che è un po' entrambi, psicologico e Nen. Ed è bella, cioè un po' tutto in realtà, pure a livello scazzottamento, però è bella. Anche quello contropito, ovviamente, è impossibile da dimenticare. Cioè, questo è forse, penso almeno, uno degli scontri più apprezzati dalla community di Hunter x Hunter. Infatti, a parte te che me l'avevi parlato, e a parte il Dinit che poi ha portato la serie prima su Vid, e poi successivamente su Amazon Prime. Diciamo che alla fine comunque tutti quanti dicevano Hunter x Hunter Best Battle Shonen, la saga delle formichimere e la saga più bella di tutti i Battle Shonen, Meruem Best Antagonista. Ovviamente sono commenti che vanno contestualizzati perché sei all'interno di una community di Hunter x Hunter, quindi ci sta che comunque molte persone siano fan, però in parte hanno anche ragione perché comunque sono saghe belle, con dei bei personaggi. Non è una serie che anzi, secondo me, andrebbe affatto sottovalutata. E questa live io la vorrei fare anche per questo motivo. So di essere un signor nessuno, però è da un po' che effettivamente già nessuno parla più del fatto che la serie sia arrivata su Prime, anche se ha ottenuto ottimi risultati nelle prime settimane in cui è arrivata. Mi sarebbe piaciuto sin da subito poterne parlare e condividere pensieri, timori, ansie, dispiaceri e gioie, ovviamente, insieme a tutti voi. E anche con la fan numero uno di Hunter Non è x vero. Hunter. Insieme a Riren e tutti gli altri. Io penso a Luigio, Tu io ti dico solo. sono estremamente legata. Vabbè, ci sta, ma allora io ti dico solo, lo volevo dire prima, farò la stessa cosa con Sket Dance, troverò un modo. Il giorno in cui riuscirò a convincere quante più persone possibile ad iniziarlo e a vederlo, e poi mi diranno: guarda, è bellissimo. Anche solo Riccardo, un nostro amico in comune, l'ha iniziato, non l'ha mai finito ed è arrivato tipo a 10 episodi dalla fine, ma gli era piaciuto tanto anche a lui. Perché è una bella sorpresa. Momento marchettata. Ciao Ricky, ti salutiamo. Fra l'altro, se dopo lo troviamo in diretta sarebbe simpatico fargli il raid. Io ho detto guarda che ci siamo, io ho fatto il live, però non mi si è affilato, sicuramente Sì, starà facendo qualche live pure lui. esatto. Dai, io l'ho visto stanotte. Stanotte stavo guardando. Stanotte, stamattina in realtà, quando mi sono svegliato alle 5, stavo guardando Inuyasha. È venuta Pet. Ciao, Pet. Stamattina, quando mi sono svegliato, perché mi ero svegliato prima per vedere Inuyasha, niente, ho visto che c'era lui a casissimo in diretta, streamare Yu-Gi-Oh! Quindi sarebbe divertente passare a salutarlo dopo. Detto questo, comunque, torniamo a parlare della serie. Ovviamente, come dicevi tu, alla fine di scontri belli ce ne sono veramente tanti. E la cosa bella di tutto questo è che poi alla fine svolgono un ruolo importante anche le emozioni. Come dicevo, secondo me, io penso anche solo alla sequenza in cui c'è Pito che sta cercando di salvare la vita alla ragazzina che giocava insieme a Meruem, e lo sguardo fantastico di Gon incazzato nero con tutte le ombre, cioè quella scena è bellissima. Lì veramente ti fa capire veramente l'odio che sta provando quel personaggio. E parliamo di Gon veramente, che lo vedi nei primi episodi, ma anche alla fine è completamente diverso, è logorato dall'odio in quello Secondo me scontro. anche questo confronto lo puoi fare, secondo me, con tutti i personaggi, eccetto ovviamente Leorio, che forse non ha ancora avuto Un vero e un suo proprio momento. approfondimento. Però nel senso vedi sia la battaglia di Kurapika, cioè che è dettata dalla vendetta e come si la, cioè la fa vedere su Uvo, ed è praticamente un odio assurdo rispetto alla Brigata Fantasma. E allo stesso tempo vedi Gon che ha uno scontro con Hisoka in un modo, e poi con Pito che diventa una cosa super violenta, e la stessa cosa invece con Killua, cioè che dall'inizio diventa una cosa super violenta, e poi invece, non dico che non sia violenta perché ovviamente Killua è Sì, Killua, Killua, esatto. nel senso è leggermente più, non te lo so dire, più mirata, come posso dirtelo, non Contestualizzato.
Sì, contestualizzato effettivamente. O comunque è un po' più pacato, nel senso è meno dettato dal, appunto dalla vendetta o comunque dall'odio, l'assassinio, eccetera. Ed è bello proprio per quello. Allora, Scott dice, nella serie del 2011 a me piace come sfruttino l'ending per il pacing degli episodi. Vedere un Hisoka che se ne va dopo aver fatto il culo al tizio delle copie nella torre celeste con Hunting for Your Dream, sottofonde con il narratore che dice robe, lo trovo fantastico. No, sì, anche il narratore ci stava. Sì, è carina questa cosa, perché mi ricorda ad esempio il finale che vedevi le cose tipo di Greed Island, forse perché è quella che mi ricordo un sacco di... Sì. Di scene, prende, tu vedi le scene e poi dopo subito senti il tipo il coso, il sussurro di sottofondo ed è bellissima secondo me. Allora Zoro dice non vedo l'ora che arrivi l'home video della serie, sicuramente arriverà, dobbiamo aspettare ancora un po' perché comunque adesso voglio dire stanno facendo Bleach, pensate anche ai poverini e ai poveretti che come me stanno comprando praticamente letteralmente ogni singolo cofanetto che sta uscendo negli ultimi periodi. Veramente abbiamo avuto Anime Factory Leads, ora Yamato fa uscire Fire Force Assassination Classroom, Naruto, cioè io avrò Naruto, Bleach, Hunter x Hunter in un video, serie da chissà quanti episodi, e Haikyuu quando arriverà, io voglio piangere. Ela, che commento, Yusuke e Gon entrambi antieroi, Yei e Killua entrambi antieroi con un forte attaccamento alla sorella, Kurama e Kurapika entrambi iniziano per K, ah è proprio un confronto con Yu Yu Hakusho Hunter x Hunter, ambe femminate ed entrambi combattono con delle corde andatamente fighissime, Kuwabara e Leorio divertenti entrambi, oddio solo questo su quei due poverini ridotti a... tutto apposta secondo me cosa, questo confronto. Però nel senso sono personaggi completamente diversi, anche perché già mettere a paragone Yusuke e Gon sono proprio due cose diverse. Sì, esatto. Sì, sono molto, molto agli opposti, perché poi comunque sì, abbiamo perché... un personaggio di una serie anni 90, cioè Yusuke il classico ragazzino ribelle, mezzo bulletto del liceo, sì. Dall'altra abbiamo un amico degli animali. No, non solo, è anche molto più altruista, è comunque generoso, sì, pensa sempre agli altri prima di se stesso, cioè ha tanti vantaggi con rispetto a Yusuke, che invece è un personaggio appunto, un ragazzo secondo me quasi normale, ecco. Interessantissimi entrambi, aggiungo, perché a me piacciono un sacco sia Yusuke che Gon, però sì, effettivamente sono molto diversi. Frank dice, Deni perché molti l'hanno vista in sub e la conoscono a memoria, in relazione a best shonen, best serie. Beh, sì, vale alla fine questo discorso letteralmente con qualsiasi altra serie. Cioè ci sono un sacco di serie che ora finalmente stanno arrivando in italiano ed è un bene perché almeno le possono vedere anche quelli che l'hanno snobbate prima, tipo me. Non è che ci siamo, nel senso, non è che ci siamo solo noi fan, se ci sta poi qualcun altro che vuole aggregarsi, non è male, ecco. Esatto, sì. Per conoscere l'altro, appunto, è una cosa, un vantaggio. Non tutti ovviamente leggono i sub, ecco. Allora, continuando con i commenti, mi aspettano per lo più il mango, si fermano, io le prime parti le avrò riviste decine e decine di volte, abbiamo un altro mega fan di Hunter x Hunter, compito, quando diventa adulto è l'unico momento in cui ho apprezzato la voce di Puccio su Gon. Io l'ho detto, secondo me ci sta anche all'inizio, io veramente, allora, se non sbaglio sono tutti doppiatori romani, non vorrei dire una cavolata, se ci fosse Chris me ne direbbe di tutti i colori, però sì, non c'è Chris. Non c'è Chris, però penso siano tutti romani, penso, perché ricordo che Hunter x Hunter era stato doppiato a Roma, poi magari sbaglio, però Zoro dice io ho già preso il primo di Bleach, ecco, di Bleach pensa che ce ne sono tre e sta per uscire il quarto, io ne ho due, devo ancora prendere il terzo. Sì, so che sono diversi, ma è proprio così che si devono fare dei personaggi fatti bene, prenderne le basi di altri ma diversificarli molto allo stesso tempo, vero? Vero anche questo, e secondo me Hunter x Hunter a livello di personaggi ha dato le basi per tanti altri personaggi che sono arrivati dopo, perché comunque Naruto prende ispirazione, cioè nel senso era allievo di Togashi, no? Questa cosa non la sapevo, devo essere sincero,
ti giuro, novità. Era l'uomo di Togashi e quindi alcune cose sono state prese in considerazione in base anche a quello. Beh dai, direi che è cresciuto bene allora Kishimoto. Però non voglio, appunto, non voglio paragonarli, perché poi comunque Naruto prende una piega del tutto diversa e allo stesso tempo anche Hunter x Hunter. Nel bene e nel male, Naruto. Sì, sì. Cioè, forse l'entusiasmo di Naruto, eccetera, può essere rivisto in Gon, però... Mi dicono Naruto e Dragon Ball, Akira e Hunter x Hunter insieme. Akira, scusatemi per la pronuncia. Ah. Sì. Ma alla fine, nel senso, non è che puoi dire ah, sono un po' e un po'. Ovviamente tutti prendono ispirazione da tutto, ecco. Esatto. Soprattutto gli ultimi, ovviamente, nel senso, prendono ispirazione un po'. Però ognuno ha qualcosa di diverso, secondo me è quella la cosa che fa il manga stesso. Ma questa alla fine, voglio dire, è anche l'imprevedibilità dei mangaka, perché io adesso non c'entra niente, però... Ricordo una notizia, un tweet in cui Eiichiro Oda, l'autore di One Piece, parlava del suo manga preferito ai tempi e aveva detto che era Your Lie in April, Bugie d'Aprile, che è una serie completamente diversa da One Piece, ma che ha elogiato per le tavole che trasmettevano un sacco di emozioni. Infatti era un manga sulla musica che, pur non avendo il suono, ti faceva praticamente immergere in quella splendida atmosfera. Sì, questo è anche il bello delle storie scritte bene, e questo è un altro dei pregi di Hunter x Hunter, ovvero il fatto che indipendentemente dal contesto, indipendentemente da quanto poi ci fosse una differenza sostanziale, uno stacco netto tra una saga e l'altra, perché abbiamo Brigata Illusoria subito dopo Greed Island, subito dopo Formi Chimere, sono tre saghe molto staccate, molto diverse tra di loro, che però comunque ti fanno immergere in quel mondo. E non è una cosa che riescono a fare tutte le serie. Quante volte magari è capitato di iniziare un episodio di una serie e poi dire non mi va, non mi sta prendendo particolarmente. Io questa sensazione con Hunter x Hunter non l'ho mai avuta, non c'è mai stato un momento, anche quelli nelle saghe che mi piacevano di meno, che mi facesse dire no, basta, io stasera l'abbandono. No, devo dire che le Formiche Chimere è un po' pesante, soprattutto per tutti i flashback, eccetera, però nel senso non puoi dire voglio smetterla, non riesci a dire voglio finirla qui, secondo me. Ed è questo che proprio fa Hunter x Hunter un manga a sé che non posso paragonare con gli altri. E a proposito di paragoni, Frank dice, sì, ma vedi Black Clover, troppo vuoto, e anche di Seven Deadly Sins. Anche qua. Io metto le mani avanti perché Black Clover l'ho droppato, The Seven Deadly Sins l'ho droppato. Ho visto un po' di più di Seven Deadly Sins, Black Clover l'ho proprio abbandonato. Però anche qua diciamo che è un po' diverso, cioè un po' difficile fare dei paragoni, perché sì, sono battle shonen, però li vedo molto diversi, sinceramente. Sia a livello di caratterizzazione di personaggi, sia poi anche di trama. Alla fine Togashi canonizzerà la teoria del fatto che i protagonisti di Yu Yu Hakusho sono i protagonisti di Hunter x Hunter cresciuti per altre cose. Niente. Ma che teoria è? No, assolutamente no, anche perché vivono proprio in mondi completamente diversi. Con regole completamente diverse. Tutto completamente diverso, cioè nel senso proprio non esiste. Cioè il mondo dei demoni io non me lo immaginerei mai in Hunter x Hunter. Poi con la saga del Dark Continent, che io non ho letto, non so cosa vorrà mai fare, e vabbè, si verrà anche qua. Non so veramente cosa aspettarmi dalla prosecuzione di quella storia, perché, come dicevo prima, per me, sinceramente, pur essendo dispiaciuto del fatto che tante domande siano rimaste, come dire, tante cose siano rimaste in sospeso, per me la serie poteva finire prima, e per come ha fatto l'anime del 2011, anche rimaneggiando, da quanto ho capito, il finale, l'ultimo episodio, perché so che non è stato proprio una copia carbone del manga quell'episodio. Che l'hanno adattato più o meno per farlo sembrare un finale vero e proprio. Magari sbaglio. Può essere, effettivamente. Probabilmente non mi hanno spiegato che effettivamente Gon vuole proseguire nella sua scelta e di conseguenza stare con Kaido. Adesso non lo so, però
La parte con il padre secondo me è fatta molto bene, cioè il confronto che c'è tra il padre e lui e ti fa capire che il mondo di Hunter x Hunter dovrebbe continuare e potrebbe continuare, ecco. Posso dire ci voleva, anche perché se dopo 150 episodi non fossero riusciti a incontrarsi, sinceramente, non so te, ma io mi sarei pre sentito preso abbastanza in giro. Almeno io Beh, proprio. scusami, nel senso alla fine se guardi One Piece sono 100 volumi, 100 volumi in cui devono trovare il tesoro, cioè, nel senso Assolutamente. comunque non mi sentirei presa in giro, però allo stesso tempo era giusto porre una fine, perché effettivamente la storia di Gon era finita, nel senso la caratterizzazione del personaggio, lo sviluppo del personaggio e tutto quanto era arrivato a un livello tale di Hunter che poteva incontrare il padre secondo me. Quindi secondo me è più quello. Però appunto lui ha voluto continuare per soffermarsi anche sugli altri personaggi. Appunto, come ti dicevo, negli altri volumi non compaiono per niente Gon e Killua, compare Kurapika e Leoria. Vediamo, fra l'altro, vabbè, no, in realtà non si possono nemmeno far spoiler, però so che viene dato spazio anche ad altri personaggi, ad altri scontri interessanti. Quello scontro di cui mi parla, o meglio, che tu non volevi spoilerarmi e che mi hanno spoilerato altri, mi sarebbe piaciuto vederlo nell'anime. Secondo me sarebbe stato molto bello. E niente, a parte quello, qua stanno continuando Multiverso Togashi. Sì, ma sarebbe come mettere i due fantagenitori con Danny Phantom. Ragazzi, è una live su Hunter Stiamo x spacciando un po' su tutto, Hunter. Cioè. effettivamente. Esatto. No, a Tu questo oddio, punto veramente così è. possiamo. Momo, possiamo fare la seconda parte su Tutor Hitman Reborn, tanto ormai. Sì. Continuiamo con Skep Dance, poi so che lo desiderate tutti quanti. Sì, secondo me sì, stanno solo aspettando lui. Assolutamente. E niente, però dai, comunque è stata una bella chiacchierata. Alla fine sono usciti fuori un sacco di discorsi. Ci hanno seguito anche in tanti, mi ha fatto un sacco piacere. Io direi di avviarci verso la conclusione. E sicuramente, allora, io volevo chiederti alcune considerazioni finali sulla serie in generale, quindi non solo sull'anime. Immagina di trovare una persona che non vuole vedere Hunter x Hunter. Tu, cosa gli diresti per convincerlo? Hai presente il classico monologo dei Battle Shonen quando praticamente sta per arrivare alla trasformazione No, guarda. finale e devi vincere? Ecco, una cosa del genere. No, nel senso come ho fatto con te, guardalo, ti prego, fidati e basta, cioè nel senso è solo quello, perché veramente non saprei darti un monologo. Poi io sono una persona che ti giuro, faccio 3 miliardi di spoiler e quando tu mi istighi, te li faccio, ti prego, quindi non mi far fare queste cose. Non riesce a rimanere nemmeno sul Secondo generale. me, no, perché secondo me è più un. E come te lo posso dire? È proprio quella la cosa bella, cioè che tu inizi e dici, ah, è così carino questo anime, un po' tipo. Non so se l'hai mai visto quell'anime che parla degli zombie, School Live, no? Che sembra tutto Sì. carino, poi a fine episodio ti fa vedere tutto un altro mondo distopico. Nel senso, Sì. più o meno è quasi così, solo che c'è, non è propriamente un cambio così, ma un cambio proprio evolutivo, ecco. Secondo me è quella la cosa. E poi ci sta, secondo me, anche in un certo senso ricordare poi tutti i bei momenti che ci sono stati nella serie, perché poi secondo me anche quella è la cosa bella. Cioè la prima emozione che ho provato, la prima sensazione che ho avuto non appena ho finito la prima serie è stato: oh, che bello, è finalmente finito questo viaggio. E rivedendo anche la ending del penultimo episodio in cui ripercorrono comunque tutta la grande avventura di Gon e Killua, mi ha fatto provare molta nostalgia perché ormai io mi ero affezionato a loro, mi ha fatto ricordare tanti bei momenti fighi e non è una cosa che secondo me riescono a fare tutte le serie, anzi, molte volte ci provano, falliscono miseramente, però comunque voglio dire, qua avete una serie lunga, quindi che vi dà anche tanto, Non ne vale la che pena. ne vale la pena. Può sicuramente non piacere, io non metto in dubbio il fatto che comunque possa non piacere perché ci sta, magari uno decide di dargli fiducia, lo continua, se lo vede tutto e poi alla fine non gli piace.
ci sta, è normale, voglio dire, quale serie è universalmente apprezzata da tutti. Troverai sempre la persona, sì, che magari per i motivi più disparati non apprezzerà qualcosa. Però infatti è una cosa che Hunter x Hunter è così diverso, cioè nel senso che se non ti piace la saga quella là prima, ci sta poi un'altra saga che è completamente diversa, ci sta un'altra saga che poi è completamente diversa dall'altra di quella prima e quella prima ancora, nel senso forse questa è la cosa che ti fa apprezzare di più Hunter x Hunter, che non è solo basato sul voglio trovare mio padre o comunque voglio diventare un Hokage, cioè secondo me è proprio una cosa diversa. Non te lo so spiegare, però secondo me è proprio questa la cosa che distingue Hunter x Hunter dagli altri. Frank Di Corrado dice: ricordate che i paragoni li si fanno perché si mettono a confronto le loro basi. Internet è fissato con i paragoni, basta che vedi Herb. Cos'è Herb? Domanda. Death Battle e TV Tropes ne sono pieni, ma non esserne riduttivo come un gradassone che si era messo a dirmi che Shadow of the Colossus, qua andiamo sui videogiochi, e la brutta copia di The Legend of Zelda, quando in realtà siano ispirate vicende e sono diverse allo stesso tempo. E pensare che poi subito dopo lui disse un macello di incoerenza a caso. Epic Rap Battle of History. Quindi Scott, stai parlando di Scott e delle sue rap battle al Comic Con. Niente, a parte questo, vabbè, è assurdo perché Hunter x Hunter è uguale ma diverso allo stesso tempo. Mm-hmm. E nel bene e nel male, secondo me, molto disomogeneo. Quindi, per certi motivi, questa disomogeneità ti permette di apprezzarlo di più, per altri un po' meno. Però comunque è una serie che nel suo complesso, cioè complessivamente, funziona. Funziona anche bene. Ed è anche un battle shonen comunque nemmeno atipico, però non è uno dei big, dei soliti che tutti conoscono e che tutti hanno visto, perché Naruto, Dragon Ball, One Piece e Bleach più o meno li hanno visti tutti. Mm-hmm. Hunter x Hunter è già qualcosa di più particolare, comunque sfizioso, una piccola, togli piccola, è una perla comunque dell'animazione. Ha un adattamento che in un certo senso possiamo considerare completo, perché comunque sono 150 episodi, e sia se vuoi vedere la serie vecchia, perché poi comunque la serie vecchia arriva fino a Greed Island, sia se poi vuoi continuare la storia e vedere anche la serie in una salsa più nuova, più moderna. Diciamo che alla fine c'è un po' per tutti. In Italia è arrivata pure doppiata, quindi veramente sia se volete iniziarla col manga, sia se volete iniziarla con l'anime, con la serie anime vecchio, con la serie anime nuova, che ovviamente quella forse è più consigliata anche da me. Momo, come diceva prima, consiglia quella nuova perché comunque va più avanti, e io pure alla fine, perché poi, come dire, la prima è anche difficile da trovare in streaming, in DVD. Perché alla fine è un po' difficile, cioè nel senso più o meno possiamo fare il paragone con Fullmetal Alchemist, no? Che a un certo punto si distacca completamente. Però allo stesso tempo Hunter x Hunter c'ha poche cose che sono diverse rispetto, che ne so, a Fullmetal Alchemist, che l'inizio di Brotherhood è quello ufficiale, e poi invece ci sta quell'altro che è meno ufficiale, cioè non è ufficiale, ecco. Nel senso, però invece Hunter x Hunter era appunto cioè sono diverse alcune cose, ma sono alla fine sono uguali, ecco, sull'inizio. Cioè sono fedeli al manga, ecco. No. Sì, il caso di Fullmetal Alchemist, come hai detto tu, è leggermente diverso, perché lì appunto prende una strada completamente diversa, mentre comunque già la prima serie cerca di essere fedele. Anzi, la prima serie, come dicevo prima, forse le atmosfere horror e dark le riesce, cioè gli riescono meglio queste scene rispetto alla seconda serie, che nella prima parte è un po' troppo gioia e allegria. Mm-mm. Poi dopo con le forme chimere diventa tutto un po' più dark, chi muore, muore, non c'è storia, devi accettarlo e devi andare avanti. Però, ah vabbè Scott, tutto per te, Epic Rap Battle of History. E, sì, è più moderna e meno cupa, quella del 2011. Però è bella comunque, anzi assolutamente, anzi è l'adattamento migliore, è quello che va più avanti, è quello che comunque ha un finale più finale, ecco, senza nulla togliere a Greed Island. A me Biscuit comunque era piaciuto come personaggio.
Molto bella. La trovo molto tenera. Ci sta proprio anche il ruolo da maestra che ha avuto nel corso della serie. E mi ha fatto piacere rivederla, perché mi sarebbe dispiaciuto appunto se, se fosse rimasta, sai, cioè solo unicamente in quella saga. Ma tutti gli altri personaggi, anche quelli della brigata, io non mi ricordo i nomi, però ho amato quella con i capelli corti con l'aspirapolvere. Ah, Shizuku? Lei, ecco, fantastica secondo me, numero uno. Vabbè, crollo è figo, però lei è numero uno. Forse è top waifu di Hunter x Hunter. Vabbè, ecco. Senso, alla fine non è che c'è tante possibilità di vedere le waifu. Ah no, sì, effettivamente c'hai ragione anche tu. Ecco, parliamo un attimo. Sì, alla fine, nel senso, diventa un umone. Ecco, buttiamola molto sul lato cacciarone, ecco, a livello di preferenze, di personaggi. Mm-hmm. Top husband di Hunter x Hunter, secondo i tuoi gusti personali. Mi piacciono queste cose. Ok, se non ti piacciono, tranquilla. No, nel senso, legata, sono molto legata a Killua, secondo me. Mm. E poi successivamente c'è Kurapika. E forse Crollo, ecco, perché è un bel personaggio. Ci sta. Basta, poi non ti so fare. Personaggi femminili invece che ti hanno lasciato qualcosa in più dei pochi che ci sono, perché poi comunque ce ne sono un bel po', ma quelli con un ruolo veramente importante sono, non sono nemmeno troppi. Secondo me Bischi sicuramente, perché vabbè, è un personaggio super importante e non lo so. Quella dei fili chi è? C'è un vuoto. Quella dei fili, intendi quella della brigata che cura le ferite di Hisoka? Cosa? Maki. Molto carina. Ah, ok. Albi Magic invece dice, il vero King è senza ombra di dubbio il signor Wing. È carino, è vero. Che tipetto che era. No, lui ci stava. Scott no, dice... carino. Sì, lei, mia moglie. Ah, ok. Piacere. Piacere di conoscere tua moglie, Scott. E niente. No, sì, appunto, anche la saga del torneo, dove c'è stato Wing come mentore, l'ho trovata molto, molto carina. Fra l'altro, è a quel punto più o meno che si ferma l'anime arrivato in Italia. Sì, gli ultimi episodi sono il recupero di Killua nella a casa sua. E poi i primi in cui spiegano come funziona. Ah, sì, sono appena entrati nella torre, là, che c'è quella parte di Soka. Esatto. Cioè nella parte superiore, ecco. Tra l'altro col tuo amato Killua e il mega poster davanti. Qua che arriva la no, non ce l'ho più. Ah, ok. In tutto il suo splendore. Tu non me l'hai detto però quali sono i tuoi husbandi e i tuoi waifu. Ma perché io husband non ne ho. La waifu sì, la waifu è Shizuku. Sicuramente no. Allora, diciamo, allora waifu vere e proprie di Hunter x Hunter non ne ho. Però tra i personaggi femminili che mi sono piaciuti di più, sicuramente lei... Sicuramente anche Pito è un altro splendido personaggio, molto profondo secondo me, e che fino alla fine della saga delle forme chimere è sempre stato di altissimo livello, non ha avuto secondo me cali di qualità, come invece si potrebbe dire tra virgolette, che poi in realtà cali di qualità, diciamo che secondo me è più che altro difficile da decifrare come personaggio Hisoka, però all'inizio Hisoka io l'ho trovato molto più carismatico, mentre invece già quando era arrivato Grid Island e poco dopo non riuscivo più bene a inquadrarlo, ma questa magari appunto è colpa mia, perché non appunto è un personaggio comunque con tante facce, tantissime persone continuano cioè lo apprezzano per la sua natura particolare, perché poi lui non è buono, non è cattivo, è neutro, non si riesce bene a inquadrare, forse
E anche questo è uno dei pregi forse del personaggio. Poi a me personalmente come design non fa impazzire. E un clown, mi ci rivedo, anche io sono un buffone, però a parte quello, direi che si vuole solo divertire Isoca. Ecco, Sì. descrizione perfetta delle saghe con Isoca, si vuole solo divertire. Sì, vuole solo vedere chi è più forte, eccetera, che è poi la stessa cosa con tutti quanti. Character design pazzesco, l'anime del 99, sì, è vero, bellissimo. Vorrei farvi vedere questa splendida illustrazione. Vabbè, basta, poi lo poso su Veramente Indie. questa live è Demi che flexa tutto il suo coso, il suo Esatto, anche occhio di perché Hunter sono letteralmente le uniche cose di Hunter x Hunter che ho in casa, quindi purtroppo non ho il manga, non ho altro, o meglio, purtroppo in realtà penso sia un bene perché se fosse arrivata all'ultimo volume, probabilmente sarei tipo, mannaggia Togashi, continua, vai avanti. Hunter. Sì, no, ti capisco, ecco. Comunque tolgo il commento di Albi Magic perché ho visto la pro pic molto molto triste. I'm studying but the stew is silent. Niente. E Hisoka è imprevedibile, non sai mai cosa può fare, ti sorprende. A proposito di sorprese, mi ha sorpreso vedere come fosse un sacco horny Hisoka nella serie Horny. Cioè, ho visto anche qui, vediamo se si riesce a trovare, sempre se si può far vedere. No, ok, forse è meglio evitare. Però, vabbè, niente, ho visto proprio delle scene in cui Hisoka vede Gon e Killua davanti a lui Sì, e inizia a Grid mixarle. Esatto, Ingrid Island. Island. Sì, è un po' raccapricciante come scena, ecco. Abbastanza, non che cioè, sia meno raccapricciante il resto del tempo, perché poi nell'adattamento italiano della prima serie ovviamente non potevano dire che si stava eccitando, che stava venendo e tutto quanto, però ecco, contestualizzato, se vedi le traduzioni vere, cioè Gon è un bambino, vorrei ricordarti, Isoca, adesso non so quanti anni abbia, però quella cosa l'ho sempre trovato un filo inquietante. Non so minimamente cosa avessi in mente in quel caso, Togashi, sinceramente. Non lo so, forse era più un apprezzamento sul potere, sul fatto che prima o poi Gon poteva sconfiggerlo e lui si immaginava già le scene per come poteva essere sconfitto. Non lo so, forse è più un personaggio sadico che pedofilo, però non voglio metterci la mano Ci sul fuoco dissociamo perché da questa è strano. parola, Sì. ovviamente, però. E niente, però sì, hai ragione. Sì, Non si trova sadico e niente. masochista, penso sia proprio entrambe le cose. Non si trovano i volumi? E dove l'hanno detto? Il manga manco si trovano i benedetti volumi. No, allora in realtà io penso che solamente alcuni, però in generale in linea di massima, cioè Luigi è riuscito a recuperarlo tutto nuovo. Ora, correggimi se sbaglio, non so se c'è ancora. Mi sembra che le ristampe le facciano regolarmente, eccetera, poi magari non No, lo so, forse esatto. qualche volume, Allora, però sicuramente non la possono ristamparla in Roma le blocco. trovo, ecco. Cioè, certo, con la Frinelli, grazie, però nel senso sicuramente in fumetteria ci sono. Esatto, in fumetteria o magari appunto in qualche libreria, se ben fornita, puoi provare a dare un'occhiata. Poi abbiamo comunque Subito, eBay, adesso Vinted, è ottimo per i recuperi, secondo me. Io ancora rosico per Luigio che ha recuperato Good Ending, trovandolo sotto Food Ending, quindi pure sbagliato come nome, e a 30 euro contro le 130 che si trovano su eBay. Però, vabbè. No, su internet io trovo certe cose assurde. Tipo? Tipo volumi rari che solitamente trovi a prezzi di 30 euro, invece lo trovi a 5 euro, e entrambi. E altre volte invece ho trovato, che ne so, come si chiama, Host Club, dall'1 al 9 l'ho preso a 5 euro. È vero che è praticamente una cantina, nel senso, cioè tu lo vedi e dici, ah, questa è proprio una cantina. Cioè, ti giuro, puzza da morire, non so neanche Apposta. come fare a togliergliela la puzza, però nel senso 5 euro va benissimo, mi piace tantissimo, ti giuro. No, sì, vabbè, per 4,5 5 euro euro mi assolutamente. piace Queste tantissimo. No, cose dovete dirle veramente. solo nel gruppo di sub, però non in live.
Ma no, sì, condividiamo gli oscuri segreti così poi, ecco, mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi, momento marchettata, iscrivetevi al canale di Anime Click. Abbiamo tante notizie, un fantastico database, abbiamo anche una fantastica applicazione. Noi siamo tanto simpatici e ci trovate sul gruppo abbonati. Momo no, perché Momo è in chat redazionale, però, No, io non sono ecco. simpatica, ecco. No, non è vero. Regalate un abbonamento a Momo per farla entrare nel gruppo abbonati ed abbonatevi voi stessi per poter parlare con lei. No, non sono attiva su queste cose. Anzi, sono proprio una di quelle che non è mai Ah, attiva. questo. Ecco, Scott, le variant sono le uniche cose che su eBay trovi overprezzate più di eBay. Perché lì, vabbè, ovviamente lo trovi sempre il furbone che prova a Sì. piazzarti a 1500 Ho euro. visto One Piece Gold 100, ovviamente, su Vinted te la mettono ovunque a 50 euro così. Ma sai che ora vendono a 1500 euro e 2000 euro i numeri in prima edizione? Di che? Di One Tipo Piece? Jujutsu Kaisen, Demon Slayer. Serie assolutamente No. difficili da trovare, no? Perché non spendere tipo. Boh, però ci stanno quelli fissati queste cose, prima edizione. Ma allora anche a cercare la copia del bagarino la trovi magari a 50 euro sì, in volume singolo, 100 euro se vogliamo esagerare. Chi le spende 1500 euro per un volume? Perché poi erano tutti messi, tutte le inserzioni erano della stessa persona. Quindi secondo me deve essere qualcuno che un po' sotto sotto ci spera. Ho visto invece una francese su Vinted che si vende le cose, le varianti italiane a prezzi Sì. esorbitanti, tipo Anako Kun, che ci sta ancora la variant 11, se la vendeva tipo a 20, 25 euro, 30 euro, così. E tu invece la trovi alla Feltrinelli e dici, perché? No, sì, però in quel caso, come hai detto tu, essendo francese, forse sono finite le copie Sì, però non importate si cioè, e. addirittura dalla Francia comprarsi la variant di Anako Kun per l'Italia per rivenderla poi agli italiani, nel senso. E sai che fanno anche il contrario, però ultimamente va molto di moda le variant spagnole e francesi, perché le ordini su Nel Amazon. senso, quello è più una cosa da collezionismo. Non so se hai visto la 13 di Jujutsu Kaisen in francese, ma è stupenda. Nel senso, Sì. probabilmente l'avrei presa anche io. A Però. proposito di variant stupende, non so se hai visto quelle di Chiaia Furuhara, ormai siamo proprio completamente off topic, Sì, stiamo però parlando tanto sono di gli te come ultimi. al solito. Sono gli ultimi volumi e gli ultimi minuti della live, quindi ci sta anche. Sì, l'ho vista e le prenderò entrambe con la speranza che prima o poi riuscirò a finirla. Nel senso, per me è stato un parto cercare di finire Alice Academy con Goen e ho detto no, mai più. E invece, poi mi sono ritrovata i volumi di Chiaia Furuhara in mano così, nel senso, già ce li ho in mano, vedi? Esatto, no, qui sono bellissimi. Ecco, Scott dice, ho trovato Chainsaw Man a 1500 euro. Aveva il gadget però. Il gadget è tipo il portachiavi dove tu inserisci la chiave dentro. Carinissimo, però 1500 euro. E niente, ok. Dai, vabbè, siamo stati 2 ore, abbiamo parlato di un sacco di cose, però non so te, esatto, di tutto. E pensa quanto ancora avremmo parlato, probabilmente se ci fossero stati Reiren e Luigi a tenerci compagnia, perché Sì, sarebbe sicuramente diventata abbiamo parlato veramente. sicuramente meno di noi, ecco. Vabbè, allora quindi prossima live Tutor Hitman Reborn, confermato. La finisco e te lo dico, sì. Assolutamente. Facciamo No, vabbè. un rewatch tutti insieme. Però ecco, a proposito di Rewatch, io inizio ad anticiparle in chat. Sicuramente non escludo. L'abbiamo fatta la live watch party di Hunter x Hunter, però ci sarebbe fare magari qualche recupero del passato. Tanto abbiamo Prime, è tutto legale col watch party. Potrebbe essere carino. Sicuramente rinviterò Momo, rinviterò anche Reiren e Luigio, che purtroppo stasera non ci sono potuti essere. Oddio, da come lo sto dicendo, sembrano quasi che siano morti, però sono vivi, sani e No, salvi. stanno festeggiando rispetto a noi, siamo qui. Esatto. E niente, però spero prima di tutto che vi siate divertiti. Io mi sono divertito un mondo, spero anche voi. Ringrazio Momo, ringrazio Scott, Zoro, Xander e tutti gli altri che sono veramente passati in live. Nib, che c'è Albi Magique, Frank Di Corrado,
tutti gli altri siete stati veramente tantissimi, mi ha fatto un sacco piacere parlare di Hunter x Hunter con voi e spero anche a tutte le altre persone che ci hanno seguito silenziosamente, se non avete ancora visto Hunter x Hunter, spero che questa live vi abbia anche solo motivato un filo di più ad iniziarlo. Ricordiamo per... cosa? Fate come Foti che non se lo guarda, ecco, guardatelo. Ogni volta che mi chiami col soprannome del liceo sento proprio sei coltelli che si infilzano. Sono abituata perché poi Riccardo ti chiamava sempre Foti, nel senso che io ormai sei Foti. Ci sto provando, ti giuro, a chiamarti Demi. Assolutamente. È una cosa assurda. No, ma ci credo, ti credo assolutamente. E in tutto questo poi Riccardo lo chiamava sempre Reato, fra l'altro io ero l'unico che lo chiamava Riccardo, però o Ricky. Vabbè, a parte questo, no, Scott, ti prego, Rilene e Luigi sono fortissimi. Ok, io direi che con questo messaggio possiamo concludere qua. Mi sarebbe piaciuto fare il raid, però purtroppo è la prima volta che faccio da regia full da solo, e quindi questa sera ci limiteremo a chiudere la live. Però ringrazio ancora tutti per averci seguito. Ricordiamo, Momo, vuoi ricordare velocemente dove possono vedere Hunter x Hunter, dove possono comprare il manga? Penso che si trovi comunque su Amazon, poi ovviamente ci sta su Amazon Prime la serie, e penso anche su Crunchyroll, non lo so se ci sta la serie. Allora, c'è su Vid solo sottotitolata, su Prime Video sia sottotitolata che doppiata, la serie del 2011. Per la serie vecchia dovete recuperare i DVD, però si trovano ancora abbastanza facilmente, magari non tutti, però comunque o quella o magari vecchie videocassette. Io ho trovato tempo fa delle videocassette con le registrazioni dei cartoni del pomeriggio di Italia 1. C'ho Naruto, Pokémon e Dragon Ball forse. L'inizio ovviamente, perché io registravo sempre Naruto e Pokémon, però niente, che viaggio. Ok, stai ricominciando a parlare comunque. Hai ragione, devo fermarmi. Vabbè. Era un addio, no? Niente ragazzi, andate ad ascoltarvi la fantastica sigla italiana di Hunter x Hunter, andate a vedere Hunter x Hunter, comprate il manga di Hunter x Hunter, supportate Hunter x Hunter, regalate la sub del canale a Momo Hunter x Hunter e fatemi smettere di parlare di Hunter x Hunter. E poi basta. Esatto, grazie ancora per essere passati in live, è stato sta divertente. Noi ci rivediamo presto, settimana prossima. Intanto domani abbiamo la live di Gamer Click e domenica il solito di Cup of the Week. Io temo di non esserci sempre per la questione del lavoro, però troverete Zero, troverete Olimpea, troverete il maestro Ayato, Tenshi, Luciano e Ellie e tutti gli altri ragazzi della redazione. Grazie ancora, adesso mi fermo per davvero e niente, a questo punto direi buona serata. Ciao!